Sembrava che non ce la facessi, ma invece quello che state ascoltando è Fumble! E per chi ci sta guardando, o per chi ci guarderà, Claudio all'inizio ha fatto cenno a Gianni di accendere il microfono e essendo indicato il microfono così, Gianni l'ha guardato, ha guardato Claudio e gli ha fatto senza fare nient'altro. Correva il classico turista con esatto, sembrava la classica scusi, ciao, Betty! Scusi passa di qui, esatto. Il 15, no, il 15 sono in vacanza. Esatto. Dov'è la stazione? Di là, vai. Quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. E ci trovate su QWERTY.it e su FumbleGDR.it, dove trovate al momento, in questa settimana, l'ultima puntata di Epoca e la prima puntata di SideQuest. Esatto. Con ospiti di eccezionalissima eccezione. Di un certo livello. Sì, sì. Di un certo livello, di primo, un certo spessore. Primo, no, non è primo. Sì, siamo tutti di primo. Okay. A SideQuest hanno fatto la puntata zero dove facevano i personaggi, non possono partire di 40. Siamo tutti di primo. Vabbè, l'hanno visto, se ascoltano SideQuest già lo sanno, se non ascoltano SideQuest non è questa gran sorpresa il fatto che io sia andato a SideQuest. E che andrò anche per le prossime puntate. Perché poverini. È estate e quindi mi prendo le vacanze anch'io e vado a giocare invece di fare il master. Mi sembra un'ottima idea. Ci trovate anche su Spreaker, su iTunes, su YouTube, su Facebook, dove probabilmente ci state guardando in diretta. Se non ci state guardando in diretta, ci state guardando dopo la diretta. E ci potete vedere appunto anche su YouTube, dove potete commentare, potete condividere il video. Lasciate delle recensioni e dei messaggi e delle valutazioni a 5 stelle su iTunes. E questa sera continuiamo a giocare a La Leggenda dei Cinque Anelli, quarta edizione. Specifico quarta edizione perché ogni tanto ci chiedono a che edizione stiamo giocando, così lo sapete. Ce lo chiederanno di nuovo, ma io intanto ve lo ripeto un'altra volta. Che male. Poi uscirà la quinta o è già uscita? Grazie Facebook, mi fa piacere che ti piaccia il video. Condividi questo video, l'ho appena fatto. Ricondividilo, non è abbastanza. La quinta edizione, che sarà completamente diversa perché la Fantasy Flight, dopo aver fatto Star Wars e Genesis, ha detto: sai che c'è un bel sistema questo. Facciamoci anche La Leggenda dei Cinque Anelli. E a quanto pare non fa schifo neanche alla gente. No, quindi. Infatti. E in realtà il sistema della Leggenda dei Cinque Anelli sarà un misto di Guerre Stellari e La Leggenda dei Cinque Anelli quarta edizione. Ah, però. Perché il sistema è rimasto un roll and keep. Mm-hmm. E scegli tu però quali dadi tenere in base ai risultati che ci sono. Con i simboli. Con i simboli. Fico. Quindi con i dadi customizzati. Dadi custom e non ci sono fallimenti sui dadi, ma ci sono altre cose che ti possono dare degli svantaggi. È più, diciamo, raffinato di quello di Star Wars, perché Star Wars non è lancia e tieni tutto. Sì. Sì. Okay. Questo è un... tiri meno dadi, è un po' più... Sì, chiaro. Scegli di due a seconda. Da un lato magari... è più narrativo, da un lato è più tattico, perché puoi scegliere di tenere dei dadi che ti limitano in questo momento, ma che magari ti danno dei vantaggi dopo. E poi si creano molte più situazioni. Cioè, in Star Wars a volte tu volevi fare solo delle cose di vantaggio e volevi magari 4 vantaggi e un successo, ti venivano 6 successi, dicevi: ah, ok, non posso farlo. Vabbè, ma è anche come Warhammer. Solo che in Warhammer avevi la rottura di scatole delle carte. Poi no, e in più Warhammer dovevi sottrarre poi. Sì, dovevi anche sottrarre, ma poi avevi la rottura di scatole delle carte che ti limitavano. Perché dovevi azzeccare il numero di successi per fare delle cose. Se andavi sopra. Sì, quello è anche il problema che tiravi un milione di dadi. Un fantastigliardo. Esatto. No, ma va, non tiravo tanti dadi alla fine. No, tiravi 30. Prendevi direttamente la cosa per lanciare i dadi e riusciavi. Era la parte di gioco che ammiccava Shadowrun. Altro gioco con una bellissima ambientazione e un pessimo sistema di gioco. Come molti, potremmo dire. Come molti. Secondo me non puoi dire che è un pessimo sistema di gioco perché ci sono ancora persone che stanno cercando di capirlo. Quindi finché qualcuno non esce con un essay pubblicato... Sì. Comunque per la parte di rubrica, com'è quel gioco di ruolo, mi viene da dire che io, quando si trovano questi bei sistemi che funzionano, sono d'accordo a raffinarli e a riciclarli su tanti giochi diversi. Soprattutto se sono parecchio nuovi rispetto a...
sì. Il dado da 6, il esatto. dado da 20. Il dado no, però vabbè, per esempio, quello di Tales from the Loop, che poi viene recuperato anche in... Da cui ci faranno una serie TV, forse, davvero. Dicono. Di Amazon. È sul, dato, è sul D6, però secondo me è un bel sistemino ed è giusto che naturalmente con ambientazioni diverse si riproponga. Sì, 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 io voglio vedere la serie di Tales of the Loop. Anch'io, sono molto curioso. E adesso c'ho anche Witcher che voglio vedere. Ah, e tra l'altro di Witcher uscirà il gioco di ruolo. Quindi noi avremo la serie di Tales of the Loop prima della serie di TV di Tales of the Loop e potremmo fare la serie di Witcher prima della serie TV di Witcher. Ok, ci ho messo 5 secondi per collegare. A SideQuest c'è la serie di Tales from the Loop. Quindi okay, abbiamo la serie di Tales from the Loop. E se compriamo il gioco di The Witcher, facciamo noi la nostra serie, serie di The Witcher prima di The Witcher. Tra l'altro, la serie dell'ottimismo sarà assolutamente sì. Witcher è bellissimo. Witcher non è pessimista, è solo che ogni volta che qualcuno è proprio nell'ambientazione che qualcuno ti chiede oh mio figlio mio slash gatto slash marito slash compagno è scomparso è sparito ieri sera andando nella foresta slash cimitero slash spiaggia slash montagna qualsiasi altra cosa mi aiuti a trovarlo tu potresti già dirgli signore è morto però esatto. Se proprio vuole prenderò dal suo freddo cadavere un qualsiasi ninnolo che possa slash documento che possa riconoscere te lo porterò esatto e sarà mentre, bellissimo è vero e mentre io faccio un secondo un paio di cose Simone farà il riassunto cazzo non mi ricordo una scelta ho ascoltato troppa roba di i lupi sono un gruppo mercenario esagerato allora. I lupi erano nel villaggio delle donzelle di Kagematsu perché esatto. Stavo riascoltando quello mentre noi altri eravamo tutti cioè voi altri eravate tutti fuori il povero Ida era, era ancora dentro con lo spirito che tra l'altro l'ha torturato discretamente. Dopodiché, ma... grazie a una serie di artifici e grazie alla vecchia Bayushi che compare durante l'incubo, Ida si sveglia, fa sfregne con The Monster, anche grazie al fatto che voi da fuori avete fatto tutto un accrocchio per consentire al buon Kitsune di spararmi dentro una spada di Grayskull infuocata con cui Ida sconfigge il mostro e si scopre che lì sostanzialmente c'era uno squarcio nel velo che separa il mondo dei vivi dal mondo dei morti e Simone ha detto che non si ricordava una cippa e già io è, pronto, è un punto esperienza grazie che ti sei offerto e da quel momento naturalmente abbiamo tendenzialmente purificato il luogo anche se l'acqua rimane marcia. Sì, dopodiché, esatto, dopodiché arriviamo al sodo, cioè riposiamo nel villaggio, tentiamo di far recuperare coscienza ad Akuseki che nel frattempo ha preso una legnata mai vista da Kakita. Da 72 danni. Esattamente, che ci ha dimostrato che Kakita anche con una spada di bambù è terrificante. E c'è un tondino di piombo dentro. Esatto. E poi naturalmente siamo scesi a Miti Consigli con il mitico Musashi che altri non si è rivelato che due punti. Aspetta, hai tolto la cosa più importante. Te pareva, eccolo lì. Adesso guarda. Il troll della Volpe. Sì, certo. No, cioè che Musashi, così, siete andati lì e avete detto, oh, ciao, ci dai un passaggio verso sud, sei un figo. Non è andata proprio così. Era per stringere, per cominciare a giocare, okay, chiaramente. Stringe. È successo che c'è stato tutto un lavorio da parte della Volpe che lo ha estenuato con una chiacchierata davanti a un tetra vestito da vecchia Bayushi, che poi è stata accusata di essere una vecchia mostro che ruba il riso. Dopodiché, dopodiché, alla fine, finalmente scesi a Miti Consigli con Musashi, ci siamo aggregati sapendo e sospettando, grazie ai trick della Volpe, che forse probabilmente non era chi diceva di essere. Infatti, si è rivelato essere. Ma per me la parte importante era solo che la Volpe vi ha aperto la porta verso il sud, una strada sicura che non esatto. sapevate neanche esistesse. Perché ci stiamo recando dai Gotsu che sono in guerra civile con i Chuda che e abbiamo capito che sono in guerra civile con i Chuda perché praticamente la strada verso dai Gotsulandia è costellata di crocefissi, ognuno in una maniera diversa. A dimostrare la via del samurai secondo l'interpretazione del ragno. Mancano 5 chilometri. È tipo Mirabiragna. Esatto, una roba del genere. Sì. Vieni a divertirti con noi. Infatti, quando siete arrivati nei pressi del castello Daigotsu,
Daigotsu è sceso da cavallo, i suoi uomini gli sono andati incontro, lui si è rivestito con abiti più nobili che aveva nelle sacche del cavallo, dove esatto. pare avere di tutto. Tutto. Esatto, Mary Poppins, Daigotsu. E vi ha invitato all'interno del suo palazzo per riposarvi, anche perché ha bisogno di parlare con voi. Lui sa di poter fare qualche cosa per voi e ha detto che voi potete fare qualche cosa per lui. Esatto. Fino a questo momento le guardie del palazzo vi hanno trattato molto bene, vi hanno ovviamente fatto lasciare le armi all'ingresso, però a parte quello vi hanno dato a ognuno una stanza, vi hanno permesso vi hanno dato dei vestiti di ricambio, vi hanno dato accesso a un bagno termale. Avete avuto tutti i possibili vantaggi dell'essere ospiti di una delle più grandi famiglie, nonostante tutto, di Rokugan. You're welcome. E sentite semplicemente a un certo punto ognuno sulla propria porta bussare molto delicatamente sull'uscio della vostra stanza. Avanti. A ognuno compare un servitore della famiglia Daigotsu che vi invita a seguirlo per raggiungere il suo padrone nella sala dove si tengono i concili, in modo che possiate parlare. Lo seguite tutti? Io no, senza nessun problema. Sì, per adesso sì, se non ci siamo ancora presentati o fatto niente. No, anzi, prima di presentarvi ufficialmente vi hanno dato modo di risciacquarvi, pulirvi, sistemarvi, riposare un attimo, mangiare. Tutto quello che era possibile farvi fare senza far aspettare troppo il daimyo, ve l'hanno okay. lasciato fare. E vi portano in una stanza che è molto grande e molto, allo stesso tempo, sontuosa, ma minimale. Io prima preparo una cosa per il dono. È una scatoletta, mi faccio dare. Ok. Vedete che all'interno della stanza Daigotsu è seduto, inginocchiato, davanti a un piccolo tavolino dove ha disposto delle bevande un po' per tutti. E ci sono 4 posti a sedere intorno al tavolo. Noi siamo in 4? No, non siete in 4. Siamo in 5? Siete in 6. 6? Hai perso un po' i conti. Gli NPC, scusa. Siete in 6. Oltre a voi tre, nella stanza c'è Kakita. Che è seduto? No, che è arrivato insieme a voi. Interessante. Isawa e Hakuseki non si vedono. E non ci sono posti a sedere per loro. E non li vedremo. Beh, io penso che quelli a sedere siano per noi, e quelli in piedi al muro ci saranno Xiang e Kakita e Hakuseki, se sanno anche le cose. E quindi vado a prendere il mio posto che mi spetta di diritto. Tu ti siedi. Con ovviamente, se si fa così, perché Robè non sa una mazza, ma il personaggio è molto esperto in cortigianeria. Fai un tiro di etichetta. Di cortigianeria. Cortiginale. Cortigianeria, come ho detto. Etichetta. Un tiro di etichetta. Intanto ciao Luca. Ave. Awareness è questa awareness, sì, non era. Sì. È quello dove c'è scritto awareness. Chi l'avrebbe messo? Cominciamo con un 10. Hai 20. Sì, è usanza comunque quando vieni invitato a sederti. Okay. Inchinandoti al padrone di casa, ma certo. Senza farlo aspettare. Ok. Beh, anch'io mi vado a posizionare in un posto. E Daigotsu fa segno anche a Xiang e a Kakita. Perché io ero rimasto in disparte, effettivamente. Anche un vicino. Spero che le stanze siano state di vostro gradimento. Molto, la ringraziamo. Assolutamente. L'ospitalità di Daigotsu è invidiabile. Spero che sia effettivamente così. Purtroppo non molti samurai vengono ospiti della nostra famiglia. Hanno ancora qualche problema ad accettare che noi siamo una famiglia importante tanto quanto lo sono loro. Vedo che voi siete andati oltre
queste inutili facezie. Dopotutto il vostro gruppo è estremamente vario, strano, si potrebbe dire. È più un problema di muro che rende difficile venire a far visita. Sì, anche la volpe crede che, nonostante alcuni siano ancora incerti, l'onore di questo clan sia innegabile anche al di là del muro. La distanza e la sicurezza delle strade, forse, come ben sapete, potrebbe esserne causa. Beh, su quello sono certo che abbiate notato che ci stiamo lavorando. Certamente. E a tal proposito, credo che, come vi ho accennato mentre finivamo il nostro viaggio, ci sia qualche cosa che voi potete fare per me, mentre io faccio qualche cosa per ciascuno di voi. La ascoltiamo. La famiglia Ciuta non ha ancora capito quale sia il suo posto all'interno dell'impero e cerca ancora di diventare la testa, pur essendo solo un povero, misero piede. Ovviamente capite che non è proprio fattibile. Mm-hmm. Ma i Ciuta sono anche molto, molto testardi e sicuramente non si arrenderanno all'idea di restare in una posizione più umile di quella in cui si trovano in questo momento. Credo quindi che sia necessario dare un esempio e una lezione alla famiglia Ciuta. Purtroppo, quando l'uomo stupido viene attirato da un simbolo, non riesce a riconoscere se questo è un simbolo dell'imperatore o un simbolo del male che può circondare anche queste terre. I Ciuta hanno un simbolo al momento, un simbolo che i Nue stanno cercando personalmente. Potrebbe essere sicuramente tutto l'aiuto che ci permetterà di arrivare prima e in sicurezza a questo simbolo. Prima i loro vessilli potrebbero essere abbandonati e gettati nelle terre in cui si trovano. C'è anche una seconda cosa che cerco di ottenere da questa situazione, sarò il più onesto possibile con voi. Credo che gli scorpioni abbiano fatto il loro tempo. Il loro lavoro di proteggere l'imperatore non è mai stato particolarmente efficace, l'imperatore è sempre stato in pericolo di vita e gli scorpioni, come tutti gli altri grandi clan, si sono sempre rifiutati di vedere quello che succede al di fuori delle proprie mura. Per quanto gli scorpioni siano famosi per il loro cercare di intrufolarsi ovunque, non si avventurano quasi mai da questa parte del muro. E molti dei pericoli che potrebbero attendere l'imperatore nei prossimi tempi potrebbero venire invece da questa parte. Non ci sono qui altre persone, giusto? No, siete solo voi quattro. Quindi non è una cosa pubblica, tipo di corte, in realtà. No. La volpe è sempre stata curiosa. Forse i miei compagni possono anche aiutarla, o la vostra saggezza. Non trovate abbastanza, come si dice, un po' strano il fatto che gli scorpioni siano così famosi per fare queste cose segrete? Non è un po' un controsenso? Non sono così bravi allora. No, è esattamente una delle cose che vorrei appurare. E epurare, se possibile. Gli scorpioni hanno abusato della propria posizione fino ad oggi, nascondendo conoscenze proibite che andrebbero distrutte più che nascoste, e che ancora oggi io mi domando quando decideranno di usare contro gli altri clan. Prima o poi succederà, ne sono sicuro. Nessun uomo con quel tipo di potere può resistervi a lungo, come la mia famiglia purtroppo ha fatto in passato. Questo possiamo essere d'accordo tutti. Sì, ma direi che questa è politica. Tutto è politica, mio caro Xiang. Pensate forse che abbassare o alzare le tasse non sia politica? Pensate che mandare un proprio rappresentante al matrimonio di qualcuno non sia politica? Pensate che sposare qualcuno non sia politica? O anche decidere di rimanere un piccolo manipolo di monaci in cima a una montagna, pensate che non sia politica? Questo no, quello senso che mi riguarda in questo momento, intendo.
guadagno. Qui è dove voi vi sbagliate, mio caro Drago. Arriviamo al punto, allora. Voi in particolare credo che abbiate interesse a ciò che sto per raccontare. Da quel che mi risulta e da quello che ci ha raccontato il buon Aizawa, voi siete alla ricerca di una pergamena. Io sono alla ricerca di una pergamena. Noi esatto. Siamo alla ricerca di una pergamena. Voi non conoscete la pergamena che sto cercando. Ho detto che è una missione del drago, che poi la missione del drago va nella stessa direzione del e lo ignoro. È un altro discorso. Beh, si dà il caso che abbiate anche scoperto chi è in possesso di questa pergamena e anche dove sia. Perfetto. Ma che cosa sapete di questa persona che detiene la vostra sacra pergamena? E quando dice sacra, senti che lo fa con un filo quasi di sarcasmo. Ah, glielo lascio fare. Di questo Chuda Matsuashi? Mitsuashi? Non molto. Se no che fa parte del clan del ragno e che è nel suo castello, ma la vendetta può ricorrere a molto tempo. Sono più interessato a recuperare ciò che è stato rubato nel mio clan. Temo che le cose per voi coincideranno. Mitsuashi... Quale sfortuna? Chuda Mitsuashi... Purtroppo è uno dei peggiori nemici che l'impero abbia in questo momento. E io gradirei rimuoverlo dalla sua posizione, indebolendo la famiglia Chuda per me e restituendo la vostra pergamena a voi. Ne gioveremmo entrambi. Questo è parlare di politica. Purtroppo quello che non sapete è il motivo per cui Chuda Mitsuashi è uno dei peggiori nemici dell'impero. Ci illumini. È cosa? Un parente dell'imperatore. No, quello lo metterebbe in una posizione di estremo pericolo per se stesso. Beh, sì, attualmente stiamo parlando di fargli del male, è già in pericolo per se stesso, quindi poteva pensare. No. Ma non preoccupatevi. No, senza che voi abbiate le informazioni che ho io per voi, per lui, voi non siete altro che un moscerino da scacciare con una singola mano. Cosa sapete del Mao? Che ho una pergamena qui che mi rende molto resistente. E sapete che cosa? È l'unica cosa che so. Che cosa fa un Mao Tsukai quando trova uno Shuten Doji? Non dovrebbe essere una prerogativa di Aizawa sapere queste cose. E mi giro nella stanza cercando Aizawa, appunto. Ma lo faccio in maniera un po' teatrale. No, io te lo dico in faccia, sono 20 volte che non c'è. È una bella domanda. Non vi preoccupate dei vostri due compagni. Hanno accettato di essere sottoposti ad alcuni esami approfonditi per capire quale sia il vero pericolo che si cela nel sangue di Aizawa. E Akuseki ha accettato di fargli da guardiano, in quanto dopo tutto dovrebbe essere il lavoro che compete alla sua famiglia, nonostante anche loro l'abbiano fatto in maniera pessima ultimamente. Non posso dire pessima, ma non si può certo negare che gli sia scappato qualcosa. Ma sono brave persone. Infatti non l'ho detto pessima. Non ho mai messo in dubbio il loro onore, ho messo in dubbio il loro lavoro. È peggiore quello dello scorpione. Ad ogni modo, tornando al Mao e agli Shuten Doji, uno Shuten Doji è lo spirito di una delle depravazioni umane incarnate. Quando un Mao cede la sua anima a uno Shuten Doji, il risultato in genere è solo uno. Quindi, scusate, ma stiamo parlando quindi della stessa cosa che adesso è... Sono due ma è sempre una? Non so di cosa voi state parlando. Come molti quando parla la volpe. No. Noi cercavamo un'entità, quel simbolo di cui parlavamo prima, associata al Mao, molto potente. Questa è un'altra o sono converse? Convergono. O convergono in una? Sono diverse entità. Mitsuashi ha deciso di provare a rifare ciò che era stato fatto in passato. E devo dirci che
è riuscito fin troppo bene nei suoi intenti. Quindi ora ce ne sono due di simboli. Uno e mezzo. Mezzo sarebbe quello che era fino adesso conosciuto da noi. Sì. Si dà il caso però che anche queste creature abbiano dei punti deboli per nostra fortuna. E in quel momento prende una scatola da sotto il tavolo e la appoggia sul suo tavolino, aprendola verso di voi. Dentro vedete che ci sono quattro falcetti di quelli dei Kama. Dei Kama di ossidiano. Io al momento sto pensando a un posto migliore dove entrare nella terra e tornare a casa, quindi non dico niente, li guardo. Questo è ciò che può uccidere quelle creature. E richiude la scatola. C'è la volpe che col ditino. Se permettete, dite, Kitsune-sama. Mi preoccupa lievemente la gittata di quei cosi. Non credo che voi siate la persona più adatta a impugnare queste lame. La volpe è assolutamente d'accordo con la vostra saggezza. No, lo sono io. Ma servirà qualcuno di veloce, forte e con un estremo motivo per impugnare delle armi così pericolose. Con tutto il rispetto, visto perché noi siamo noi ex lupi, noi ora siamo conosciuti per avere sempre dei piani perfetti e controllati fino all'ultimo dettaglio. Prima parlavate di una creatura, un'entità per cui noi siamo nulla. E dei falcetti di ossidiana ci permetterebbero di non essere più quel nulla? Ti ricordo con cosa potrebbe farlo chiunque. Sì, ma potrebbe essere fatto da chiunque in massa. Sono fuori da gioco, sono così rare le cose di ossidiana? Sì. Quanto rare? Fammelo capire a me, Robè, quanto rare. Rare quanto il trovare rodio. Del plutonio per strada. Ah, ok. Cazzi! Quindi quasi, super quasi rare. Impossibile. Vabbè, per la gente comune, poi nei laboratori magari. No, no. Plutonio per strada. Anche il plutonio nei laboratori. Speriamo di no. Dai libici? No, no. Speriamo di no. Ma non in un laboratorio. Se lavori per Putin è un po' più normale, però. No, quello è il polonio. Ah, scusa. Esatto, è quello con cui di solito. No, vabbè, è anche il plutonio, no, cioè, perché. Sì, in effetti l'effetto è esattamente questo. Quella possono essere armi in grado di ferirle. E io, la volpe ha una fiducia immensa nelle capacità di Xiang. Ma stiamo parlando comunque di entità paragonabili quasi, se non forse di più, credo. La volpe non ne è sicura. Gli oni? No. Sono storie di eserciti? No. Non sono esattamente paragonabili. Da che lato? Alcuni oni sono molto più forti. L'oni che si trova al di là del muro? Quello è uno degli oni leggendari che nessuno di noi sarà mai in grado di battere una seconda volta nella storia di Rokugan. Quindi non ci vuole un esercito per questi. Ok. Beh, dipende. Se colti di sorpresa, sono pur sempre delle creature quasi inermi. Si devono preparare per essere pericolosi. E questo è il nostro vantaggio. Si dà il caso che i monaci del clan del ragno abbiano sviluppato delle tecniche in grado di far attraversare il vuoto a qualcuno. Purtroppo solo dei geni potrebbero conoscere queste tecniche. Purtroppo si dà il caso che questi monaci siano dalla parte dei Chuda. Ma il vuoto non è dalla parte di nessuno. Il vuoto forse no. E nemmeno le mie spie sono dalla parte della famiglia Chuda, se è per questo. Bello, spero vi fa mettere. E in quel momento tira fuori un'altra pergamena, simile a quelle che avevi tu nel monastero, con il simbolo del vuoto scritto sopra. La guardo. Questa potrebbe dare al vostro gruppo un notevole vantaggio per arrivare a Chuda Mitsuhashi non visti da nessuno.
armati con l'unica arma in grado di uccidere Ciuda Mitsuhashi. Ovviamente un dono del genere, e, quindi con lo sguardo sia la scatola che la pergamena, per qualcosa che già i Nue erano in procinto di fare, almeno in parte, non si può certamente negare un favore del genere a un così fedele servitore dell'impero, che come tutti noi siamo, è la cosa che conta di più. Credo che noi abbiamo bisogno di prepararsi e di discutere. Prima di lasciarvi a discutere, vorrei solo darvi un ulteriore incentivo personale a portare a termine questo favore per me e per voi. Quanto tempo è che non vede mia figlia, Kitsune-sama? Credo che... Non ricordo ovviamente il nome, ma faccio finta di pensarci. Ah, pensavo prendessi l'agenda. Ah sì, è quella che mi sono fatto nel 32. Esatto, ma lo scopatore non era quell'altro. Per le figlie pare... e il daimyo non bisogna portare nessun tipo che di rispetto particolare, no? Beh, è la ma figlia è del daimyo, quindi sì. Sì, devi comunque usare appellativi. Non posso chiamare, non puoi chiamarla Chan, anche se siamo adesso in privato. Così. Se vuoi, se vuoi dare l'idea che tu sia molto ben disposto a sposarla, sì, lo puoi fare. Che sia tipo amica d'infanzia? No, non è un modo carino per frenzonarla? No, no, non è una scopa amica. Dico... Quindi la regola che ne traiamo è mai prendere come scopa amica la figlia del daimyo. Non è del ragno. Esatto, del ragno, tra l'altro. Ancora peggio, ancora cioè proprio peggio. Stai aggiungendo. Sì, sì. Quindi sempre san si usano. O san o sama. No, sama è troppo. Ah, Fumiko-san non è vista nelle terre della volpe da qualche tempo, mezza dozzina d'anni. Due secoli. Perché credo che i miei servitori la vogliano avvisare che voi siete qui. Ma dopo tutto credo anche che mia figlia possa credere che voi siate morto o sposato con qualcun'altra. Credo che la volpe crede che la seconda, come già si è visto in passato, e qua spingo io sulle cose che so io, come già si è visto in passato, potrebbe portare a situazioni spiacevoli. E certamente uno dei più grandi eroi che abbia mai toccato Rokugan, e che salverà e ristabilirà i rapporti con l'impero di clan ormai più lontani, non può certo morire. Cosa ne penserebbero il popolo che guarda a noi con aspirazione? Basterebbe non dirlo. Ci potrebbero essere molte situazioni spiacevoli, ad esempio quella di non essere trovati. Beh, ammettiamo che io sia in grado di convincere mia figlia che voi siete partito per un'importantissima missione fuori da Rokugan e che l'attendete oltre le terre dei Gaijin. Che strano, così, guardando così. Non solo te la fa sposare, t'esilia pure. No, al contrario. No, no. La manda più lontano possibile. No, ma la cosa bella è che ci abbiamo proprio la cosa così, perché io c'ho il blackmail che sua figlia ha ammazzato un sacco di tizie che volevano sposarmi. E lui sa ovviamente che io adesso sono qui, c'è sua figlia lì che sarebbe disposta a uccidere per sposarmi. Ostia, che bella situazione di merda. Sì, sì, però la cosa bella è che c'ho anch'io delle cose su di lui. Sì, infatti è una cosa molto avanti e indietro. Beh, questa potrebbe essere un'ottima idea. Anzi, a proposito di questo, come i Nue sono sempre preparati, non lasciano mai nulla al caso, come siamo famosi per i nostri piani, tiro fuori la scatoletta che ti dicevo prima del dono, gliela porgo, la apro, dentro c'è una ciocca dei miei capelli legata con un nastro e un campanellino. Questo penso che potrebbe essere d'aiuto. Voleva essere il dono, ma visto che stiamo facendo qualcosa di privato, la volpe pensa che sia più appropriato.
Credo che siamo ben oltre i doni, ormai siamo praticamente famiglia, no? Non è quello che stiamo cercando di evitare? Vorrei essere sicuro che sia quello che stiamo cercando di evitare. Vorrei una vostra promessa. Mio padre è stato la promessa di una certo. Volpe sarebbe... Ridacchio un attimo, però. Beh, finché mio padre è vivo, credo che non ci sia nessuna speranza di tutto questo. Sono molto persuasivo, se voglio. Anche con vostro padre non sarebbe in grado di opporsi. Non tenterei la sorte. Ma dopo tutto, io non vorrei nemmeno trovarmi nella situazione di avere una volpe come parente. No, beh, tutti cercano sempre anche di avere una volpe all'angolo di solito. Non diciamo si sa mai che... quando possono reagire. Diciamo che le volpi le preferisco libere nei boschi per i fatti loro. Che è quello che lontane sta andando... da che qua. Sta andando a fare. Perfetto. Finché le cose resteranno così. E si prende la ciocca di capelli. Visto che siamo in questo argomento, direi di concluderlo. La volpe direbbe di concluderlo dicendo anche che per il periodo in cui rimarremo qui a prepararci, la volpe potrebbe aver bisogno di accesso, se possibile, a una libreria, qualche pergamena, per prepararsi a questo lungo viaggio che la porterà fuori nei territori dei Gaijin, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, lontano da coltelli. Vi è concesso andare ovunque sia concesso a un ospite del daimyo di recarsi. È un onore, le faccio un inchino. E infine veniamo al nostro nobile Hida-sama. Vedete che Kakita l'ha fatto sedere insieme a voi, ma non lo sta calcola. Assolutamente calcolando. Per lui è comunque un Ronin senza onore, morto. Sì, però tu Claudio puoi anche non dirlo con quel disprezzo. No, perché è il disprezzo di Dengo Tsujin. Ecco, stai facendo il metodico. Esatto, sono il personaggio. Che cosa mi sapete dire dei tanuki? Cosa ne so? Fai un tiro di conoscenze, se hai storia o Shadowlands. O terre d'ombra, conoscenza terre d'ombra. Conoscenze terre d'ombra. Ok, okay. Tanuki, terre d'ombra. Sì, per questa cosa sì, perché non sono gli spiriti. Va bene, ne conosci qualcosa. Sei un tanuki. E ne devi tirare un altro. Sì. A me coglioni. 29, 36, 42. È la risposta fondamentale, tra l'altro. Quando ti dice i tanuki, sapendo probabilmente a che cosa si riferisce, senti i peli rizzarti sul collo. Perché ti ritorna in mente Takatoshi Yuneshiro. Il granchio rinnegato scappato durante il turno di guardia per vendicarsi di un comandante che ha portato disonore e un'intrusione di esseri dell'ombra che ha sterminato un villaggio. Il villaggio dove tu hai cercato di salvare quel bambino tra le fiamme non ci sei riuscito. Che è stata una delle prove più terribili che hai affrontato. Takatoshi ti ha sempre odiato, perché eri il figlio del daimyo, perché eri troppo bravo per rispetto a lui, perché tutti ti guardavano con ammirazione, perché le donne volevano venire a letto con te. Bla 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 bla, tutto. Perché gli uomini volevano venire a letto con te anche. Sì, a Kuseki sì, però vabbè. Ma a Kuseki con qualunque cosa. Esatto. Lui, basta che si muova. Non con il granchio rinnegato. Non con Oddio, il granchio rinnegato. Anche se non si muove, ma è caldo. Da appurare. Quando Takatoshi ha sentito che facevi parte di un gruppo che si chiamava i Lupi, lui ha deciso di formare il suo personale gruppo di Ronin rinnegati, che ha chiamato i Tanuki, e di prestare servizio come assassini a pagamento, samurai che vanno a picchiare i contadini, tutte le peggiori cose che vengono dette dei samurai dal popolo che sta per ribellarsi. Takatoshi le ha fatte tutte. Quindi
Quindi quando senti questo, questo nome ti viene in mente proprio subito. Un uomo di sani principi. Un uomo di sanissimi principi. Cosa mi sapete quindi dire dei tanuki? Probabilmente vi direi quello che voi sapete già. Quindi, fedele al nostro credo, veniamo dritti al sodo. So dove si trova. Ottimo. E indovinate dove si trova? Da Ciuda. E... chi l'avrebbe mai detto? Il caso delle volte. Già. Quali coincidenze riesce a mettere in gioco? Bene, io lo ucciderò. Fossero solo storie. E invece tutto converge sempre in un posto di merda, scusate. E mi inchino. Allora, io. Noi li uccideremo, voi ci guadagnerete, perché i Ciuda non avranno più i loro assassini prezzolati. Esattamente. E? E in cambio voi avrete il vostro onore risistemato e ripagato, la vostra vendetta, e forse, per una volta, un po' di soddisfazione. Non credo di chiedervi troppo, anzi, credo sia più un favore per voi. Sì. Direi una posizione così gratuita, sì. Sicuramente avrei fatto molta più fatica a trovarlo e molta più fatica ad arrivarci. Conseguentemente vi ringrazio per questo favore e quindi metto la mia lama e il mio martello al vostro servizio affinché voi possiate comunque ottenere il giusto riconoscimento imperiale per i servigi resi. E di conseguenza spero che da questo momento, viste le vostre parole precedenti, si possano stabilire dei sani rapporti tra il granchio e questa parte delle Terre d'Ombra. È ciò che spero di ottenere da tutto questo. Rendere l'impero più forte di prima, unendo le due parti che sono separate come due parti di una ferita piagata. Chissà, un giorno magari il muro potrebbe estendersi da questo lato. E ripulendo il pus di alcune famiglie che si sono impossessate di territori che non dovrebbero essere loro. Perché no? Ora, come promesso, vi lascerò decidere come prepararvi nei prossimi giorni. Potete usare questa stanza e siete miei ospiti. Sentitevi liberi di andare ovunque all'interno del palazzo. Io avrei deciso se per voi non è un problema. E indico la pergamena. Come dicevo, vi lascerò il tempo di riflettere. E si alza. Lasciando lì la pergamena e le lame. Io mi inchino e prendo il rotolo. Io faccio inchino. L'ossiniana so che va presa in mano quando va presa in mano. Oh, bella! Può rivolgersi la volpe per trovare un luogo un po' più di cultura rispetto che alle cucine. Guardando un attimo gli dà e poi in realtà non lo guarda. Sono sicuro che una volpe saprà trovare la sua strada all'interno di un palazzo. Una domanda, mio signore, voi sicuramente sapete già la risposta. L'ossidiana non è certo uno strumento da portare al fianco, non almeno senza una protezione che... certamente. Vi è già fornita, oltre... faremo il possibile. Almeno da estrarla solo in caso di necessità, nel momento giusto. Voglio essere sicuro che quelle lame arrivino il più vicino alla gola possibile. Sì, ma ci vuole che la persona sia ancora sana di mente quando... esatto. Mi assicurerò che sia così. Bene. Prendo il rotolo, mi inchino. Il maestro d'armi dove si trova? Lo troverete nella piazza. Bene. Io invece tiro su il cazzo. Eh? Io tiro no, su katana e martello e vado dritto alla piazza d'armi. Beh, immagino che abbiamo lasciato le armi all'ingresso. Sì, torno indietro, tiro su katana e martello. Io no, invece inizio a girare per il palazzo cercando un luogo di cultura. Ok, inizia ad aggirarti nel palazzo, ti indicano quale zona del castello è la parte adibita a biblioteca ed effettivamente è una biblioteca estremamente ricca.
quindi ne avrai per parecchio. Uso la mia posizione da ospite del daimyo per farmi dare anche della carta, delle cose. Ti danno tutto senza problemi. E inizio a lavorare lì e finché non mi vengono a chiamare per chissà quando per partire, potrei starci qualche giorno. Qualche giorno? Però. Finite voi sì, no. Quando mangiare. Esatto. Ehi, sono via. Ho fame. Io, voi due invece? Io anche nel giardino del castello, insomma un posto, non dico privato ma isolato, che nessuno possa facilmente rompere, aprirei il rotolo e comincerei a studiarlo. Mi formo prima con te, cosa fai, dove vai, se ci rincontriamo. Io vado a far affilare la katana e a far andare una botta al martello per vedere che sia tutto a posto e che sia perfettamente efficiente quando dovrà essere usato. Cioè io vado a mettere in efficienza armi, armatura e tutte queste cose qua. Ok. E io studio la pergamena. Allora, partiamo da Ida. Il master d'armi vedi che è ben attrezzato. Mm-hmm. E fai anche un tiro di difesa mentre ti aggiri per il palazzo di Daigotsu. C'è una testata nucleare tattica. Ah no, aspetta, non era questo gioco. Non è Putin qua. No, non è Shadowrun. Non è neanche 20. Tutto. Noti che i muri intorno al palazzo sono stati da un lato rinforzati proprio fisicamente. Mm-hmm. E in più vedi che rispetto a quello che ti avevano raccontato i tuoi spioni No, più che altro i tuoi insegnanti quando eri più giovane, i muri di questo castello sono stati rinforzati anche contro le creature dell'ombra. Quindi si stanno attivamente spingendo per ripulirsi e rendersi effettivamente degni della posizione che gli è stata data. Almeno così sembra. Il mastro d'armi, d'altro canto, è un uomo abbastanza anziano, però vedi che è di quelli ben robusti, abituato a stare vicino alla forgia. E che ha 2-3 allievi a cui sta facendo sistemare piccole armature, piccole rifiniture delle armi per vedere come se la cavano. Tu in questo momento sei vestito con i vestiti che ti ha dato il daimyo? Sì. Con i tuoi vestiti? No, sono vestito con i vestiti che mi ha dato il daimyo e porto a mano tutta la mia attrezzatura. Voi siete uno degli ospiti del daimyo? Sì. Avevo sentito dell'arrivo di alcune persone. Ida Kakunoshin. Ah. Il mio nome. Un granchio fino da queste parti? È estremamente bizzarro. Vero. Ma sono contento. Potrebbe essere un'abitudine che si ripeterà nel tempo. Spero che sia così. Sono molto curioso di capire alcune intuizioni che avete avuto riguardo a rafforzare i muri e a rendere più adeguate le vostre armi contro certe creature. Cosa posso fare per voi oggi? Avrei bisogno che metteste la vostra perizia al mio servizio e deste con grande occhio, che sicuramente avete, un'occhiata a queste armi, la mia spada e il mio martello, da cui potrete apprendere come abbiamo rinforzato le armi per renderle più efficaci contro le creature dell'ombra. Gli fai fare il reverse engineering? Eh sì, la sta facendo anche bene, tra l'altro. A giudicare dai da. Lui vedi che prende in mano, ha fatto un casino, infatti. 38. Prende prima in mano la katana, la guarda bene, guarda il taglio della lama, guarda l'elsa, studia come è fatta e l'appoggia, interessato ma fino a un certo punto. E poi prende invece il maglio è un'arma che difficilmente si vede usata fuori dal clan del granchio, quindi è quella che attira subito la sua attenzione. Chiaramente. E
la soppesa per un po', la studia, la riappoggia e vi chiede: potrei essere scortese a fare questa richiesta, ma gradirei vedere come viene usata quest'arma. Va bene. Nel frattempo vi lascio anche questa armatura. Non è la mia armatura, quindi non è un'armatura del granchio. Vi troverete enormi difetti, certamente. Vi chiedo di renderla più sicura possibile secondo quelle che sono le vostre... un fenomeno, eh? Un fenomeno dell'ingegneria dei metalli. E mentre la sta facendo l'ira di Dio. E mentre lavora, senti. Na 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 na. Esatto. Sì, questo qui è nato Manowar, questo qua è mortacci. Guarda lì. Come si chiama lei? Tony Stark. Esatto. Ho fatto 40, 50, 64. Ok, credo che la rinforzerà. I reattori li vuole sulla caviglia, esatto, o laterali alle cosce? Certo, senza nessun problema. Dopotutto, questa è solo un'armatura lamellata. Bene. Penso di poter essere in grado di fare qualcosa. Siamo abituati a difenderci. L'ho notato. Dove posso dimostrarvi come si maneggia il Daitsuchi? Seguitemi. Sì. Ti fa uscire sul retro praticamente della forgia e vedi che ci sono i classici manichini da addestramento, che qua in realtà vengono usati più che altro per testare il filo delle lame quando vengono affilate. Non hanno armature, non hanno nulla di strano, sono proprio dei ciocchi di legno, poco più. E ti facendo, spero che non siano un insulto alle vostre capacità. Ne abbiamo anche noi un sacco così. Le posso garantire che rendono perfettamente l'idea. Allora, quello che voglio fare è fare una spazzata frontale bassa col martello per spezzare la base del manichino e quando è in volo puoi schiacciarlo con una martellata a terra. Ok, fai due tiri per colpire. Allora, uno, due, tre, ma ritiro gli uno perché sono specializzato. Allora, primo tiro per colpire, 9-9-18 e 7-25. Ok. Spezzi il legno alla base con la massa che ha il martello, non è particolarmente difficile. E mentre sta roteando su se stesso... vado. Allora, un 10. Devo ritirare uno. Ed è un bel 5. Quindi sono 10, 6, 16, 23, 28. E 10 li ritiri. L'ho ritirato. Ah, ok. Mentre sta volando, lo abbatti per terra con un colpo secco e senti proprio il legno che si spezza sotto il peso della mazza. Senti un piccolo applauso da parte dei ragazzetti che stavano guardando la scena. Mentre il maestro d'armi si avvicina e inizia a guardare meglio il maglio e com'è fatto, e ti chiede: posso prenderlo? Certo. Tornate quando sorgerà nuovamente il sole. Quello che avete appena visto è una tecnica molto importante contro le creature dell'ombra, soprattutto quelle che hanno più di due gambe. Una volta che sono sbilanciate, fanno fatica ad attaccare come attaccherebbero di solito, soprattutto se hanno zanne e artigli. In quel momento sono vulnerabili sulla testa ed è il modo giusto per schiacciargliela. Veloce, rapido e possibilmente senza perdere uomini. E ironicamente è ciò che si viene fatto con i granchi per mangiarli. Esatto. Schiacciarli con un maglio. Ciò che non bisogna dimenticarsi è che i granchi, prima di tutto, combattono tra di loro. Non schiacciate granchi con i magli per mangiarli, a meno che non siano granchi tipo le aramostre di cazzo li mangia questi. C'è il martellino, no, no, ma con il martello la mega... il lui ha detto il maglio, vabbè, devono essere i granchi mannari. Hai capito, era più una minaccia che una ricetta, certo, diciamo. Questo senso, vabbè, è pur sempre un ragno. Abbiamo riposato noi, quanto ci abbiamo messo a viaggiare dal villaggio a qua? Una settimana e mezza, parecchio.
quindi sì, avete riposato. Si anche un po' di meno perché gli ha, non ha più la giada e si ostina a non dirvelo, quindi lui è un po' meno riposato di voi, però secondo me diventerà blu. Ci renderemo conto e che... lo chiamerete puffetto. No, no, ma ragazzi, sto bene, il tentacolo che vi saluta. La cosa più bella sarebbe che riesce a prendere la pergamena, la legge, ma è corrotto e quindi io gli faccio la cosa che lo faccio tornare a 8 ore prima e non si ricorda più la pergamena, che ormai si è distrutta magari. No, le pergamene, no, però potrebbe essere il grande classico delle macchie che si diffondono dalla schiena, che noi non sappiamo, che si vede solo negli intermezzi quando si leva il kimono. Sì, oppure si vede quando lui vede la macchia e tira sulla manica per coprirla. Esatto. Sai, la difficile scelta fra mostro il tatuaggio e l'attivo o copro una macchia. Oppure ci fa il tatuaggio sopra. La macchia. No, era nero anche prima. Voi non l'avete notato, ma era nero. Ma ieri quella macchia non era più su. No, no. Ma il Neo. Non era dall'altra parte. E chi l'ha spostato? Ma veniamo a Xiang. Esatto. Igor, la tua gobba. Quale gobba? Non era dall'altra parte. La pergamena è a. È abbastanza complicata. Non mi aspettavo fosse semplice. E ti rendi conto che i monaci del ragno hanno sviluppato delle tecniche in maniera completamente diversa dai monaci di tutto il resto di Rokugan. Probabilmente è stato il loro trovarsi isolati da tutti gli altri monasteri, quindi senza possibilità di comunicare tra di loro, hanno sviluppato una loro strada molto personale. Sicuramente, da quello che leggi, sono stati influenzati dallo Shorido, perché si avvicinano a spiegare dei concetti che sono simili a quelli che hai imparato tu in monastero, e non puoi nemmeno dire che siano corrotti, però sono un po' perversi nella loro filosofia. Non sono malvagi di per sé, estremisti. Però ecco, sì, sono un filo estremisti. Integralisti estremisti. In certi aspetti. Aiuto. Ho trovato i jihadisti. Aiuto. E non sarà semplice imparare questa tecnica, soprattutto perché, come dicevo prima, negli ultimi giorni non hai riposato bene. Tuo nonno ha smesso di parlarti quasi completamente, ti compare solo nei sogni e solo per ricordarti che non hai ancora trovato la pergamena e che forse ha sbagliato completamente ad affidare il ritrovamento a te, tu non sei nemmeno degno, carichiamo, bla bla bla, e continua ogni notte a sostanzialmente a farti il cazziatone a farti sentire sempre più non ho punti corruzione inadatto al lavoro che dovresti aver già portato a termine e che hai promesso più volte di portare a termine, che ancora, perché essere andati nelle terre d'ombre ad essere senza giada per questo cazzo di pergamena non è abbastanza, evidentemente non per tuo nonno. Quindi sì, negli ultimi giorni non hai assolutamente riposato come si dovrebbe riposare. Però un tentativo di apprendere la pergamena del vuoto lo puoi fare. Iniziando intanto a fare una bella prova di meditazione. Ci medito sopra. Quattro, sei, otto, nove. Allora, otto, nove. Quanto la vuoi bella? Più fai, meglio è per te. Allora, ok, sto per finire i dadi. 10, 20, 30, 42, 50, 68, 75.
Abbastanza. Sì, decisamente. Quando entri in meditazione, senti che gli spiriti, i kami che a te non parlano, però di cui senti ogni tanto la presenza, i sussurri perlomeno, qua non si sentono. Ah. Ma non è un'assenza come quella che hai sentito al villaggio, di kami spaventati o corrotti che sono diventati dei kansen o che se ne sono andati perché il non c'è niente territorio non dava abbastanza energia spirituale. È che qua c'è il vuoto. Mm. E lo senti quasi palpabile attorno a te. E posso fondermi nel vuoto. Quello che leggi nella pergamena e su cui rimugini mentre mediti ti rende un po' più chiari alcuni punti dell'ordine dei monaci del ragno. In particolare due. Uno, la possibilità di seguire quello che loro chiamano il sentiero oscuro, che non è altro che riuscire a penetrare attraverso il vuoto per raggiungere un altro luogo. Mm-hmm. Non puoi portare nessuno con te, a meno che anche questi non siano in grado di entrare in comunione con il vuoto come potresti fare tu. E in questo limbo del vuoto, tra cui parti e dove arrivi, non hai visibilità di nulla, sei completamente immerso nel vuoto. Anche se qualcuno venisse con te, andreste per strade separate, perché nel vuoto sei completamente da solo, non ci sono nemmeno creature, non ci sono oni, non ci sono spiriti ancestrali. Il vuoto è semplicemente vuoto. È giusto. L'unica cosa è che continuare a usarlo ti porta a diventare sempre più parte del vuoto. Quindi usarlo poche volte nella tua vita è sicuro, ma iniziare ad abusarne rischia di farti perdere all'interno del vuoto, dove nessuno ti potrà mai più trovare. È giusto, è vuoto. Tranne il grande drago del vuoto. Che forse è meglio che non ti trovi. Sì, giusto. Perché c'è quel piccolo particolare. Ti annichilisce. Perché è il dio del vuoto. Ti annichilisce. Esatto. Ok. Se ti va bene. C'è un incantesimo con cui ci puoi parlare, che praticamente è divinazione. Solo che ti dice, ti anche mentre ci parli, usa, cioè si trova sul manuale, usa tantissimo rispetto perché coloro che non l'hanno fatto sono spariti dall'esistenza. Mi ricorda la Ankul dei Markarian. Che se lo sentivi nella rete Markarian, impazzivi. E ciao, non ti riprendi più. L'altra cosa è che ti rendi conto che hanno sviluppato la capacità di usare la corruzione delle terre d'ombra a proprio vantaggio. Non per rendersi più forti, ma per usarla come scudo. Sti cazzi. E praticamente potresti usare, se tu ne avessi, i gradi di corruzione da sommare a quelli della terra per ridurre le ferite. Aspetta, al chio della terra? Sì. Hai capito? Cattroia! Però devi cedere del tutto praticamente al lato scuro. Beh, quindi diventi un oni. Quasi. Diventi un oni a quel punto. Perché mi tocca ammazzarlo. Direi. Cioè, provare ad ammazzarlo. Anche quello direi. Diventa effettivamente difficile perché con due punti di corruzione vado a riduzione del danno 21. Appunto. Ho detto provare, infatti. Però. Quello che non c'è scritto sulle pergamene è che comunque l'ossidiana passa attraverso. Passa attraverso? Attraverso la tua corazza. La corazza di corruzione. Ah, sì, se no non serviva un cazzo. E ti rendi conto anche di questo. La scatola con le lame di ossidiana è ancora più silenziosa del resto che c'è intorno. Probabilmente il motivo per cui fa impazzire la gente è proprio questo suo estremo contatto con il vuoto. Ah,
un po' come quelle camere nella realtà dove sei talmente silenziosi e anecoica. E la Madò, che è? Camera anecoica si chiama. Ok, le tre cani rivuole indietro il dizionario. Okay. Non va più, ma anecoica. Perché non hai eco. Impazzisci perché inizi a sentire anche il sangue che ti scorre nel corpo. Il rumore. E ti rendi conto che probabilmente quello che succede con l'ossidiana è quello. Ti fa entrare così in contatto con il vuoto, dandoti la possibilità di penetrare le barriere degli ioni, degli spettri e tutto il resto. Però richiede la tua okay, quindi usata poco magari non impazzisci se ci vai a dormire a letto. Che poi credo che in realtà questa sia più simile a quella di deprivazione sensoriale. Questo è quello che riesci a capire della pergamena. Potresti provare a usare la tecnica del sentiero oscuro e per farlo devi fare un tiro di meditazione. Anch'io? No, ti rendi conto che è un'altra cosa ancora. Ma coglioni. Hanno sviluppato un'intera scuola di tecniche che sono diverse dai tuoi tatuaggi, dai Kyo che hanno sviluppato gli altri monasteri. È proprio un'intera branca inesplorata per te. Facciamo il ritiro, va. Non è orribile, no. Forse peggio. No, non 10. No. Tengo l'altro. Quante fatti? Puoi tutto? Scegliere quale tenere? Sì. Aiuto. 9, 9, 8, 7, 5. Quindi 18, 26. 18, 32 o 5. Sì. Dove vorresti andare? Le sue spalle. Sai dov'è? Aveva detto che era nella biblioteca, non di preciso dove. Dai, perditi nel vuoto per fare uno scherzo a Kitsune. È la prima volta che si è pergamena. Allora, vado in un luogo in cui sono sicuro. Voglio provare a testare. Teoricamente potrebbe in questo momento magari sentire un piccolo collegamento, perché tu sai cosa sto studiando io. Ma no, no. No, no, no. Allora, io semplicemente anche in un luogo in cui sono certo di arrivare, anche all'esterno del castello. Ricompari all'esterno del castello dopo essere stato perso, non sapresti dire se per pochissimi battiti di ciglia o per un tempo che potrebbe essere infinito. Potresti essere stato fuori dal tempo, per quanto ne sai. Non hai assolutamente nessuna percezione di quanto sia passato. E noti che il tuo essere uscito dove sei uscito è stato completamente ignorato dalle persone che c'erano lì intorno. Oddio, che figata! Ti hanno visto, però il fatto che tu sia comparso dal nulla non ha creato assolutamente nessun... Che falliti gli scorpioni, si alleavano con questi, piavano la pergamena e avevano conquistato l'impero. Vedi che Daigotsu Jin ha ragione. Non sono capace a fare le loro cose. Non sono capace a fare il loro lavoro. Solo il ragno è in grado. Io rientro dentro e chiedo che giorno è, che ore sono. Cioè, magari guardo in cielo per vedere che ore sono. Tipo, l'ho fatto all'alba, è il tramonto. No. Era circa mezzogiorno e ti sembra che sia esattamente la stessa ora. Ok. Magari però del giorno dopo, quindi vado dentro e... Mi ricordo che i migliori ninja del mondo sono i ninja svedesi. Non ne hai mai sentito parlare? No, vedi, sono i migliori del mondo. I giapponesi sono i peggiori. Li sgamano sempre. Infatti non hanno più ninja. Esatto. Ah, vero, abbiamo visto cercano, l'articolo. Cercano. E cercano ninja con salari da $85,000. Però devi essere un ninja. Esatto. Però devi essere un ninja. Se vi chiamate voi... Sasuke o Kamui, potete esatto. andare a lavorare. Andare a lavorare in Giappone, in questa cittadina dove cercano dei ninja. È la cittadina di Iga dove si dice siano nati i ninja. Esatto, e tra l'altro a questo punto direi che tutta la nostra filmografia si deve recare lì, perché forse guadagna di più che a fare film. Cobra contro ninja, esatto. Se non l'avete mai visto. Sì, guarda. Ma è pagata così tanto perché l'anno dopo è possibile che non guadagni niente. Quindi... Perché potresti scomparire da un giorno all'altro. Devi imparare, se fai quel mestiere lì devi mettere in conto il rischio. Devi essere un bravo ninja. Comunque è lo stesso giorno in cui sei partito. Quindi di zoom sei istantaneo.
o istantaneo o quasi. In realtà ci metti 6 anni, ma non scorre il tempo, quindi passano solo per te. Va bene. Chi se ne frega, però posso andare dove cazzo mi pare senza essere visto. E non penso che i monaci Ciuda dentro il tempio del veleno si aspettino che entro dentro senza. No, però possono farlo anche di Shugenge senza perdersi nel vuoto, però. Da quello che ti ha detto Daigotsu, è difficile che i monaci siano al palazzo Ciuda. Perché i monaci si stanno tenendo lontani da entrambe le famiglie. Io però sono alleati con Ciuda. No, i monaci no. Sono i tanuki che sono alleati, okay, alleati con i Ciuda. Che è possibile che abbiano anche dei monaci tra di loro, perché sono un gruppo mercenario. Quindi sì, però è... Come noi ci abbiamo Xiang. Sì, diciamo che è un po' più difficile. Grazie! Il paragone con un Ronin e Xiang, perfetto. Beh, se Xiang... Potevi dire come noi abbiamo Kakita. No, è come noi abbiamo Xiang, perché non è normale che un monaco sia in giro all'avventura con un gruppo di persone. Staranno nei loro monasteri a farsi cavoli loro, Togashi, tranne te. Sì. Sì, però un Ronin è un po' più normale di un monaco che va in giro con altre persone. Ah. Eh sì, perché un monaco che in disonore o che non è più un monaco. No, anche perché giro. Tanti monaci non sono monaci combattenti, sono monaci, asceti che vanno in giro, sanno di medicina, di erboristeria, aiutano anche lui preghiera, sa di preghiera, esatto. Al contrario, ma sa di... lui sa di carisma più erboristeria. Ok. Comunque la tecnica funziona. Ottimo. Però devo visualizzare il posto. Dovresti, da come hai capito, sì. Detto questo, io vado a cercare notizie sul Tempio del Veleno. Se ho capito bene, la pergamena dovrebbe trovarsi lì. E di conseguenza anche questo Shugenja Ciuda Mitsuhashi, che dovrei occupare. Messa in frigo quella. Non tutto è così. Mi ha fatto fuori 4 bottiglie d'acqua, sì. Questa. Allora l'ho appena riempita con le tue, l'ho appena messa in frigo, perché avete stata calda. Sì, trovi la biblioteca dove tra l'altro Kitsune sta raccogliendo decine di pergamene, le aperte tutte sui tavoli. Sta lo comprando. Lascio fare con un ciao. Io cerco informazioni sul Tempio del Veleno e quindi su una planimetria del Tempio del Veleno o la cosa che ci si avvicina di più. Una planimetria non la trovi, perché sono estremamente rare le planimetrie. Lo so. È il disegno di qualcuno. No, trovi dei racconti. Trovi dei racconti o di registri dei mercanti che hanno avuto a che fare con la famiglia Ciuda in passato e che la famiglia Daigotsu ha raccolto per avere più informazioni possibili sulla famiglia Ciuda. O alcuni dei racconti più popolari degli eroi di Rokugan che hanno sfidato gli Shugenja 1500 anni fa, e da quello che ti sembra di capire tra i racconti vecchi e quelli nuovi, il palazzo non è cambiato tantissimo. Probabilmente dovuto alla sua natura. Le colonne di ossidiana che non molti, esatto, architetti vogliono spostare. Esattamente. Ci vuole un turnover d'operai troppo ampio. Un filino. E in caso io vado dal daimyo, chiedo di farmi ricevere, se può, a suo comodo, per avere notizie più fresche possibili sul tempio. Ti dicono che il daimyo sarà disponibile per la cena. Attendo. E nel mentre vado a leggere tutti questi racconti per summarizzare le informazioni. Arrivata ora di cena, nuovamente i servitori di Daigotsu vi vengono a cercare, vi chiedono se volete cenare con il daimyo. Quanto è disrispettoso? 100%. Non andarci? Cazzo. Sei pure ospite. E sì, è uguale, perdermi perché tempo, pergamene, ci ho messo no, tanto. Anche perché il tizio rimane lì. Ah, ok. No, ma poi soprattutto mi sembra ottimo. Allora lo faccio aspettare 5 minuti mentre sistemo le cose, me le metto in un angolo e faccio in modo che chiunque venga nella biblioteca non ci metta mano.
devo mettere le barrierine con le matite per fare questa roba mia, sì. Pensavo più al cammino della terra. Ehi, ehi, oh, cazzo fa? Capo, ehi. Guarda che... Ottima idea, grazie. Niente. La farò. Chiederò al mio amico Cammi della Terra no. di tenere lontano chiunque voglia per usare le pergamene che ho messo io da parte. Ok. No, no. Fai sto tiro di Cammi della Terra. Capo, capo. Bella. È diventato un venditore no, no, in realtà in questo caso oh, zio, vai, il potere esci. Che gli do Cammi della Terra potrebbe essere... Aiutatemi a scegliere un animale, perché ovviamente sceglierò un animale. Una volpe. Della terra, ma quello che voglio fare è il più vicino possibile a come tono, perché non c'entra niente con l'ambientazione, ma con suelo dei Griffin. Orca tipo, miseria. Tipo che se qualcuno si avvicina al cane, tipo no, 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 e se uno lunga mano gli fa psh. Un no, gatto. No, è un gatto. Un gatto, ok. Un gatto. Che esattamente, è perfetto. Un gatto. Esatto. No, no. Esatto. Uso un gatto. Uso un gatto. Non sei un coboldo. Tra l'altro andate, il Kickstarter di Coboldi Mangiano Bambini è ancora vivo in corso. E lotta insieme a noi e ha superato il... Quindi ormai è funded. Ormai è funded e potreste avere le casse di birra dei coboldi. Esatto. Io vi dico questo, poi vedete. Faccio un summon, quindi. Cazzo. Già. Arriva. Direttamente dal suo droga party. 32, questi qua sono 2. 40 e sono 3. 49. Direi che l'hai fatto. Sì, sì, sì. All'inizio non il gatto quello cinese, così. Esce così? Eh? Con quella forma lì? Il gatto quello con la forma così, sì. Se uno si avvicina a compare gli fa psh. Vabbè. All'inizio non lo vedi nemmeno. Perché è un gatto che si confonde, è quasi dello stesso colore delle pergamene ed è sdraiato in mezzo alle pergamene, quindi per un attimo ti domandi dove sei sicuro di averlo evocato, ma non lo vedi. Amico spirito del Cicosciuto, la volpe chiede di tenere lontano delicatamente chiunque si avvicini a usare queste pergamene. Le pergamene sono mie. Corretto. Va bene. Vedi che inizia a leccarsi le zampe. Okay. Ricordati che il gatto non è un animale non addestrabile. No. Quindi... Però con 49 torneremo e ci saranno 10 ragni. No, probabilmente no. Finché non ha fatto le unghie sulle pergamene. No, probabilmente finché non finisce, finché non finisce, non mi ci fa avvicinare neanche a me. No. Potrebbe essere. Oppure le butta tutte per terra spingendo. Esatto. Trova il libro, trova il libro a pelle e lo prende per un grattatore. Quello succederà quando torni indietro e sarà sul bordo del tavolo con una pergamena così. Che la spingere guardandoti negli occhi. Deve essere velocissimo. E esatto. Poi gli fai Lion Cannon in faccia. Se cade per terra non è un problema, basta che nessuno le tocchi. E vado alla cena. Anche a cena i posti a tavola sono solo 4. Più quello del daimyo. 4 di cui uno praticamente ignorato. Di cui uno per rispetto verso di voi e non tanto verso di lui. Toh, so che esisti. Ha molto più rispetto di Xiang, per dire. E il che è tutto dire. Il daimyo è già seduto a cena e vedete che la cena è molto più parca di quanto vi sareste aspettati da un daimyo. Nel senso che sì, ci sono tanti piatti, ma nessuno di questi è lussurioso come quelli che potreste trovare dal Leone dove siete stati, alla famiglia Matsu, tantomeno dalla famiglia di Yakuseki. Sì, sì. Beh, ma questo qua è anche uno che è abituato ad andare in giro con un cavallo da solo, quindi... Esattamente, vi rendete conto che è abbastanza spartano, ma non vi sembra fuori luogo da quello che conoscete. A te ti sembra di essere a casa. Spartani sì, ma sulle quantità no. Mi sembra di essere a casa, probabilmente sul tipo di cucina. Casa sua secondo me arrivano lì e la ciotola di riso è tipo l'anfora da esatto. 50 una, la ciotola di riso singola è quella da 3 normale. È come quando prendi i ravioli e ti dicono 2 porzioni e sai che non è vero. Esatto. Ecco, la cena dei Gotsu è così. Una porzione di riso. Piccola e... Buono.
Buono, ci sono tante cose diverse però. Quindi... E te gli fai, è cotto, potete scolarlo. Esatto. L'assaggino, no? Esatto. Sì, scelgo questo, 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 questo e quest'altro. Ok, grazie. La zalone. No, io non dico niente, se Lime non dice niente, mangio perché voglio che finisca il prima possibile perché ho cose da fare. Quindi se loro vogliono fare qualcosa. No, io... Io gli introduco il problema. Avrei bisogno di notizie più fresche per il tempio del veleno. Dove stiamo andando? Uno di voi ha deciso, come era evidente. Credo che anche Ida abbia definitivamente deciso. Certo. C'era una decisione da prendere. Voi avete detto che avreste discusso tra di voi. Io comincio a bere. Nel momento in cui lui dice c'era una decisione da prendere, io comincio a bere. Beh, io... Vi siete organizzati. Io ho enunciato la mia decisione nell'assemblea precedente. Al momento nessuno ha obiettato. Al momento compagno. Ci siamo riposati, non abbiamo proprio discusso dei dettagli se non del piano che useremo, ma pensavo, la volpe pensava fossimo già d'accordo sull'aver accettato. È il piano che deve essere discusso, come ben sapete noi nue. E avete quindi iniziato questa discussione? Certamente. Ognuno in una stanza separata dagli altri. Beh, la prima discussione che bisogna fare, come si pensi sa, è con se stessi. Bene, allora ditemi quali sono le vostre idee su come agire. Ognuno mi dica la propria idea. Sto investendo anch'io in questa impresa, quindi vorrei essere tenuto aggiornato. Io veramente attualmente ho testato i poteri della pergamena che mi avete gentilmente fatto dono. Mi siete già entrato così in confidenza? E dai! Non bisogna abusarne, ma... ma abusiamone subito! Ma dai, questo sì è il caso! Non bisogna abusarne, ma abusiamone subito! Vabbè, direi che funziona, dai! Ho fatto una valanga! Vedete che io sparisco dal posto dove sono e appaio dietro il daimyo e nessuno mi ha visto muovermi. È stato via una trentina di secondi. Cioè lui è sparito? Ce ne siamo accorti che è sparito? Sì, non vi siete accorti di quando è uscito. Vi rendete solo conto che c'è, ma non avete visto il suo atto di uscire da qualunque posto sia uscito. Appaio dietro il daimyo. Assolutamente non lo tocco perché so che è scortesissimo. Non solo, vedi che il daimyo ha appoggiato in grembo un wakizashi già sguainata. Mica scemo. Beh, contro Xiang è però... un coltello. Questo è un coltello. La cama d'ossidiana. Xiang. Sì. Interessante. Anche io vi darei una dimostrazione. Però devo sapere dove vado. Di quello che ho. Che è stato imparato dalla volpe, ma non credo che il vostro palazzo possa reggerlo. Non rido io. Rido io, vabbè. È un bleffonissimo, però. Potrai darcene allora un esempio uscendo dal palazzo. Avevo giusto voglia di una passeggiata. Beh, notturna. Deve essere qualcosa di importante. I kami non possono venire richiamati per una dimostrazione, per quanto onorevole sia l'ospite. Non kami di questo livello. E cosa avete quindi imparato dalle nostre pergamene che i miei shugenja non sappiano già? Oh, non dalle vostre. Le vostre sono molto dettagliate. Mi hanno aiutato la volpe a perfezionare quello che ha fatto. E cosa sarebbe? Una volpe non svela mai i denti prima di usarli. Però capisco la curiosità. La volpe capisce la curiosità. La volpe può dire che i lim, grazie alle vostre pergamene, di cui probabilmente alcune sono state anche riportate, la volpe potrebbe aiutarvi dopo in quello in ordine sbagliato. È possibile spingersi un po' oltre le capacità comuni e assorbire dall'energia infinita del vuoto quello che le persone comuni o anche quelle addestrate normalmente possono fare solamente a piccole dosi e in tempi più lunghi. Vabbè,
quindi quando ci riuscirai ce lo farei sapere. No, ci riesco, ma non te lo faccio fare. Io mi avvicino a Xiang e gli dico, tu hai capito cosa ha detto? No, sono i soliti paroloni della volpe. Okay. Quindi ora visto per quello qua lo dico per chi ci ascolta e per Claudio, che è il master. Una delle spell che ho preso è che durante il periodo di questa spell non ho limite ai punti vuoto che posso spendere in un tiro. No, okay. lo sapevo. No, ma per la parentesi, sì, anche te lo stavo dicendo in faccia. Ah, non avevi capito. Beh, le pergamene del nostro comunque noi stimato Daimio sono complesse, capisco che tu sia confuso. No, non mi interessa questa confusione. Stavo parlando di un piano e come stavo dicendo, le informazioni riguardo al posto dove dobbiamo andare, il Tempio del Veleno, sono alquanto aleatorie e scarne. Ci servirebbero dettagli più freschi, anche per avere un'idea della struttura, del posto, delle guardie, di dove ci stiamo andando a ficcare. Abbiamo detto che abbiamo l'elemento sorpresa come il nostro asso nella manica, è bene non sprecarlo. Dopo la nostra cena, ovviamente vi permetterò intorno al mio posto. Vi permetterò di ottenere le informazioni che desiderate. Stiatene certo. Vi ringrazio. E anche questa è la difficoltà di non aver studiato un piano fino ad ora. È difficile attaccare qualcosa se non si conosce il luogo. Corretto. Trovate Ida? Sono d'accordo. Per quello che mi riguarda, io ho già ottenuto dal maestro d'armi tutta la collaborazione di cui avevo bisogno. Visti gli piani che ovviamente abbiamo stabilito ognuno per conto suo, adesso dovremmo portarli insieme. Io non ho stabilito nessun piano. È un alleato, non c'è bisogno di nascondere il nostro intento. So che la volpe sa che tu sei il migliore nell'elaborare i piani, ma e lo interrompo cercando di non farlo parlare. Penso che ci fermeremo ancora qualche tempo, seppur breve, almeno un altro giorno. Questo è il tuo desiderio, Kitsune? Beh, questo è, penso sia indispensabile per finire di risolvere le questioni che abbiamo in sospeso. Per ora ho parlato di fine cena, non è detto che non elaboriamo un piano la esatto stessa. Quando mai noi hanno elaborato un piano solo in una sera? Hai bisogno di più tempo? Dillo, non è nessun problema, basta saperlo. E Kakita ti dice, io mi sarei fermato a quando mai i lupi hanno elaborato un piano. Kakita, adesso capisco, ma magari il nostro daimyo non lo sa. Perché non è una cosa molto famosa che lo dico come che i lupi non pianificano assolutamente mai niente. Ma quindi, mi sembra che il daimyo sappia abbastanza del nostro gruppo. Sì, ma se la volpe cerca di far capire a altre persone che in realtà sappiamo quello che facciamo, perché cavolo, e lascio cadere tipo la bacchetta sul tavolo, non lasciate fare il lavoro alla volpe di cui nessuno di voi è capace? Ora capisci la frustrazione di quando tu invece cerchi di far per forza mettere qualcuno in una cattiva luce? Quando mai è stato fatto? Ogni volta che tu sei da qualche parte con noi. È vero. La volpe non è d'accordo con questa affermazione. No, non ha tutto. Che è uno dei problemi. Ad ogni modo, secondo voi, Kitsune, una persona che sa tutto di noi, secondo voi non sa anche che ogni tanto agiamo più con la pancia che con la testa? Beh, certamente, ma tutto quello che abbiamo fatto ha sempre avuto successo. Nessuno crederebbe che è stato fatto tutto ragionando prima con la pancia che con la testa. È totalmente illogico, seppur vero. Beh, comunque, il mio piano, l'idea era entrare quindi ormai mi sa, ma la volpe serve un altro giorno. Diciamola così. Col nuovo potere che ho appreso, io lascio fare la volpe. Col nuovo potere che ho appreso, prendere la pergamena, sventolargliela davanti al naso e ritirarmi in posizione di difesa per aspettarlo insieme a voi. La volpe al contempo, sapendo da ha una paura posizione che si sottovaluti troppo il vuoto, ma dal contempo da una posizione sopraelevata possiamo sapere che si muove lo Shugenja, gli potrei comunque saltare alle spalle col nuovo potere che ho sempre appreso. Sì, ma puoi portare pugnalarlo anche noi? No, ma so che tu puoi farlo con i cami della terra. Sì, ma il viaggio con quello che hai fatto tu, hai messo effettivamente quel tempo che ti abbiamo visto sparire per arrivare fino a lì? O potresti arrivare a casa di mio padre in brevissimo tempo?
Mi ricordo la casa tua. Mi ricordo di un oggetto che c'era in mostra a casa sua. Abusarne. Sì, c'era un sacco di cose. Dato che il suo padre ci tiene a far vedere che è un samurai ricco, pur essendo nei boschi. Esatto. La minore, la famiglia. Esatto, simpatico come un calcolo renale. Esatto. E porta rispetto per papà. E porta rispetto per i calcoli renali. Scusa. 6, 12, 20, 30, 43. Ok, sparisce. Praticamente sì. Faccio la scena. Aspetta, lui sparisce, ma lui sparisce, faccio. Eccola là. Cosa ha appena detto la volpe? Meglio non abusare o non sottovalutare il vuoto. Il sacchetto di carte, io lo sbaglio, lo riporto. Ma tu non l'hai visto i perventi? No, lo so, lo so. Sei sempre nascosto. No, io non sono no, mai. No, mai, no. Io sono sempre stato il primo a buttarsi nella mischia. Davanti a suo padre. Ah, ok. Basta nominarlo che va in confusione. Crisi totale. Esatto. Trovi un ninnolo. È notte quando arrivi. No, no, non un ninnolo. Un qualcosa di particolare. C'è un qualcosa che non troveresti facilmente. Quindi ti aggiri di notte nel palazzo di mio padre? No, lo prendo, stacco il muro e ritorno. Sì, ma lo devi cercare. No, io entro nella stanza dove ci ha ricevuto. Che innanzitutto, c'era tutto lì. Ah, ok. Innanzitutto fammi un tiro di culo per vedere se c'è qualcuno nella stanza. Tira un dado, sì, da 10. Anche perché appena dopo cena. Eh sì, esatto. Un tiro di culo. Due. Ok, non c'è nessuno. Senti che sono appena lì di fianco. Miracolato. E c'è ad esempio una delle spade. No, era così. Qualcosa in particolare, intendo un vaso, una no, non credo che il abbiano i sottobicchieri con lo stemma della volpe. No, no, però... vabbè, quando siamo stati dal padre di Akuseki c'era il pitale dello Shinsei, che ora non era il pitale, ma... Sì, ma a questo punto è meglio che gli rubi una spada piuttosto che l'oggetto sacro che custodiscono nella sala principale. No, ma noi non ci siamo, Sì, tanto non è giocato. Tanto lo rendo a te, quindi vai, lo fai quello della polpa a te. Sì, sì, certo. No, un qualcosa in particolare che non sia però che ho rubato un rubo il padre! Esatto. Rubo il padre di Kitsune. Porto il papà. Cazzo, non me lo dire. Se potessi portare qualcuno nel vuoto lo farei subito. No, lo perderesti nel vuoto. Appunto. Che potrebbe essere però... È a vantaggio suo, non lo farei mai. Non so quanto convenga al mondo che io diventi capofamiglia. Quindi. Arriva un messo. Onorevole Kitsune, lei è diventato ufficialmente il daimyo. In quel momento, proprio nel momento in cui si fa. Sono io il messo. No, vabbè. C'è un vecchio kimono in un angolo con i simboli della volpe. Ma quello sicuramente non lo trovo a giro. Uno. No, mi piacciono i 10, bravo. 9, 6, 3. E torno indietro. Sì, sì, quanto no, è tu stato segna, via? Io lo quanto, so. Quanto è stato via? Qualche sta via, minuto? Sta via un bel po' di minuti. Allora, sì, sti cazzi, però quanti chilometri sono andato? Quando non ricompare, io poi gli dico al mio... la volpe comunque, visto che fa sempre comodo addestrarsi e mettere in pratica quello che si è imparato, se avete qualcosa da sacrificare, i cammi del fuoco o una dimostrazione potrà essere fatta. Oh, certamente. Non so cosa preferiscono, cioè penso io possa piacere un granaio. Non vi preoccupate, fornirò io un sacrificio adeguato. Molto grosso. Il più grosso che posso trovare. Non un oli. Non sarà un oli. Mi raccomando, mi fido della vostra saggezza nella scelta. La volpe si fida. Dopo una trentina di minuti ricompare. Dopo 20 minuti ci preoccupiamo un po'. Abbiamo perso Xiang. Vabbè, diciamo che c'è stato anche un po' di tempo perso nello scegliere. Allora, noi per altri 10 minuti conversiamo sul... Ma visto che non c'è Xiang e non dobbiamo prendere la pergamena, come cambia il nostro piano prima che arriva lui? Chi ha pigliato il faccetto d'ossidiana? Fida.
Sto cazzo. Falla prendere a Kakita, che tanto è già morto, no? Infatti, già che è il nostro trasportatore di Camera da macello di ossidiana. Dopo mezz'ora ricompare Xian. Ha in mano il kimono che tuo padre ha tenuto per un sacco di anni, perché è stato prima di suo padre, prima ancora del padre di suo padre, è stato passato di generazione in generazione al capo famiglia ed è uno degli oggetti più importanti della famiglia Kitsune, okay. Secondo tuo padre. Ok. Ottimo. Con gli omaggi di tuo padre. Quindi posso fare una prova per capire che secondo me mio padre non gli avrà mai dato. No, non c'è nemmeno bisogno di fare una prova. È impossibile che gliel'abbia dato. Quindi gli ho detto circa 30 minuti. Gli ho detto che ti serviva e che l'ho preso. Certo. Ma tu non puoi non mentire mai. Non sto mentendo. Sto dicendo una cazzata. Stai mentendo. Tu non puoi mentire. È una menzogna. Vabbè, allora niente. Okay. Come l'ho detto. No, scusa. Pensavo fosse più un gioco di parole. La volpe è impressionata. Quindi 30 minuti per fare quanti chilometri saranno? Ci ho messo un po' tanti. A scegliere. Quanti giorni di viaggio? Ci avete messo un mese. Sì, 3 settimane abbondanti. 3 settimane. È impressionante, ma se non puoi portare nessuno, io posso portare qualcuno. La volpe può portare qualcuno, ma la velocità dei capi della terra è nulla in confronto a quella che tu hai usato adesso con il vuoto. Non solo, tu Shugenja sai anche un'altra cosa: gli Shugenja si possono proteggere dai kami impedendo l'ingresso, sì, certo, a qualcosa. Ma oppure o se non ci sono, se li hai scacciati tutti, quindi tu potresti magari arrivare fino a un certo punto ed essere bloccato. No, più che altro è che lo spostamento è un po' più veloce di un passo veloce di una persona normale. Ma ecco perché la mia idea era di entrare nel tempio, prendere quello che c'è da prendere e andare via. E quindi a cosa serve questa cosa che hai imparato? Oltre a essere utilissima, chiaramente, ma non mi ha visto nessuno a casa tua. Sì, continua. Beh, ne parleremo del piano, visto che non è la cosa nostra più forte. Ma tu prima parlavi di uno. Ecco, andare da solo, prendere la pergamena, sventolarla davanti alla faccia e poi ritornare in una posizione da voi difesa per aspettare. Sì, ma noi prima di arrivare lì dovremmo andare tutti insieme a piedi. Beh, sì, non abbiamo scelto la posizione dove aspettare. Ok. Sì, è un'idea, era una bozza di piano, mi era venuto in mente. Beh, se puoi usarla quante volte vuoi e soprattutto magari non causando incidenti internazionali come questa volta. Oh. Tienine cura. Tieni. No, che non sono degno. Ah, io gliela rifiuto. Questo oggetto appartenuto a vostro padre e di vostra competenza e della vostra famiglia. Tieni. Sì, se puoi riportarlo dove l'hai preso, sarebbe molto gradito. Sia alla volpe che a suo padre. Ciò nonostante, della vostra famiglia tocca a te proteggerlo. Sì, ma era a casa della mia famiglia. Protetto. È stato rubato da qualcuno. Vuoi che ce lo riporti? Beh, sarebbe la cosa migliore. La volpe si sarebbe fidata della tua parola che potevi arrivare lì in qualche minuto. No, non ho mai detto quanto tempo ci volesse per arrivare lì. La prima volta andavo così lontano. Vediamo se sei consistente. Cioè, se non mi spezzo quando ritorno a usarlo troppe volte. No, se ci metti comunque altri 30 minuti. O è completamente casuale? No, non l'ho detto bene, meglio non abusare. Allora tienilo bene piegato. Abusiamone. Tienilo bene piegato nel tuo zaino e fai che non si rovini nelle terre d'ombra. Diciamo che lo lasciamo qua dalla famiglia dai. Non credo che sia il caso. Ah no? No. Non credo che Kitsune abbia intenzione di avere un altro debito tra la mia famiglia e la sua famiglia. Stiamo cercando di separare le due. Metto la mano al cuore, faccio con tutto il rispetto. Sarebbe Xiang che vorrebbe lasciarlo qui. Certo. La volpe non lo ha portato, non lo ha visto e non vuole lasciarlo. L'hai visto, l'hai visto. Scusa. Io te lo dico, io me lo metto sulle spalle. Se poi muoio in questa impresa, to cazzi tuoi. Beh, mio padre verrà a sapere come è stato preso. Non è un problema. Andiamo? Abbiamo fatto perdere fin troppo tempo. Vabbè.
Beh, ora che avete visto queste nuove capacità apprese, per me è perfetto. Dal potere del vuoto, come potremmo usarle per formulare un piano d'attacco efficace? Allora, la questione che mi sta più a cuore è che noi non sappiamo niente di quello che c'era dentro. È il primo argomento della serata, infatti. E quindi, non essendo assolutamente in grado di dire né dove sbuchi né con chi sbuchi, è una missione suicida quanto attaccare frontalmente. Però se effettivamente può fare quello che ha fatto, può andare lì, prendere la pergamena e andarsene come ha fatto. Sì. Immagino che fosse protetto il kimono di mio padre. È sicuro di arrivare nel luogo dove c'è la pergamena? Se non ho l'idea abbastanza chiara, no. Deduco... Beh, non ti basta ho la sensazione che mi perderei nel vuoto se non so dove vado. È possibile. È possibile. Ma se tu vedessi il tempio dall'esterno, non potresti... so come è fatto all'interno. Però potresti arrivare prima ti sulla volevo cima raggiungere, tranquillamente. Io prima ti volevo raggiungere in biblioteca, però non sapevo come era fatto all'interno della biblioteca. C'è ancora Daigotsu? Sì, vedi che sta sussurrando qualche cosa a uno dei suoi servitori. Onorevole Daigotsu, una domanda. Dite, nobile Ida. I monaci del Tempio del Veleno hanno dei rituali esterni al tempio? Si avventurano, si muovono, che voi sappiate? Sì, alcuni di loro sì. E quanto si allontanano dal tempio in questi rituali? Non molto, si occupano più che altro di erigere delle barriere intorno al tempio in modo che i kami si tengano lontani. O forse, ma purtroppo noi non siamo così esperti di Mao Tsukai come lo sono la famiglia Ciuda, potrebbero cercare di corrompere i kami per piegarli al proprio volere. Ho capito. Non saprei dirlo. Perché un'idea potrebbe essere rapire un monaco e farci raccontare come è fatto il tempio. O attraverso di lui vedere come è fatto il tempio. Ma ha detto che non può portare persone con lui. Ah, ma a noi non interessa portarlo indietro. Ci interessa che lui ce lo racconti, però ammazziamo. Mi piace come spiega. Quindi, entrando nel tempio, rapendo un monaco. Avvicinandoci il più possibile quando loro sono fuori a fare barriere, acchiappare il monaco. Io che sono uno Shugenja, posso sapere per avere delle barriere effettive per impedire, perché io immagino che tu hai fatto una barriera dove allontani i kami, ma se io ti sparo il raggio infuocato dove sono da questa parte che ci sono i kami, te li scaglio, quelli passino. Quindi quanto per essere una protezione efficace o in posti dove sono molto protetti dagli Shugenja si allontanano per espandere l'area di protezione? Fai una prova di sapienza magica e lo stupidai. Troppe sapienza magica e int è salita, sì, quindi 4 5 6 tengo 4 16 23 29. Allora, a meno che non siano i più potenti Shugenja, quelli che si fanno il giro tutti i giorni delle barriere, ma è difficile, in genere viene lasciato fare agli apprendisti a rinforzare. L'inizio l'hanno fatto quelli fighi e il... È difficile che blocchi completamente i kami. È più probabile che mano a mano che ti addentri perdano di potenza. Però ragionevolmente entro qualche decina di metri, anche da dove inizia la barriera, ci arrivi senza... Ok, e per fare questa barriera devono stare, ad esempio, se vogliono fare la barriera entro un chilometro dal tempio, si devono allontanare di più o meno un chilometro dal tempio per fare la cosa, ok? Sì, sì, non c'è bisogno che siano a 50 metri e possono espandersi. No, la devono fare esattamente dove deve essere sul la barriera. Beh, per un posto del genere sicuramente pesantemente protetto, visto, almeno immagino, la volpe immagina che sia così, potrebbe essere possibile che anche un buon mezzo, un miglio intero al di fuori della protezione del tempio potrebbero dover andare per rafforzare le barriere. Più che altro saranno apprendisti, sicuramente hanno più informazioni di noi, anzi almeno forse gli apprendisti possono avere anche
incredibilmente siamo d'accordo. Forse beh, il tuo piano per una volta hai elaborato un piano. Questa missione comincia col peggiore degli auspici. Sì, cioè, sì, un piano è l'unica volta che potrebbe andarci male. Non può andare male un piano se non hai un piano. È il meme istantaneo. Va bene. Bene, la volpe deve tornare ai suoi studi. D'accordo. Prima di tornare ai vostri studi, sarei curioso di vedere quel sacrificio oh, certo, di cui abbiamo parlato. Ho fatto preparare appena fuori dalle porte un sacrificio adeguato dai miei. Che distanza sono le porte da qui? Dalla stanza? Boh, 40 metri, 50. Ah. C'è una finestra? No, è proprio fuori dalla porta del palazzo. Lo so, ma se no, entro 200 metri io posso sparare. Volevo vedere se riuscivo a vedere dalla finestra, lo facevo da qui. Ah, ok. Per fare ancora più. Se glielo dici ti porta al piano di sopra da cui vedi fuori dalle mura. No, allora immenso. Guardo fuori dalla finestra. Vabbè, se ci fosse un punto di visuale, la volpe potrebbe farlo anche da qui. Oh, molto interessante. Anzi, sarebbe più divertente per testare, anche importante per testare le mie abilità. La volpe pensa di avere un paio di centinaia di metri di distanza, di gittata. Seguitemi. Con questa invocazione. Si alza, nel farlo rinfodera il Wakizashi che aveva ancora sfoderato. Torno subito. Corro in biblioteca. Pergamene sono tutte per terra. Vabbè, prendo quella più grossa che è per terra, no? Per terra. No, lui viene, si allunga dal tavolo. Sono io! Mi hai detto che nessuno si può avvicinare. Levati! Lo sapevo. Cerco di distrarlo. Il gatto. Con cosa? Il prendere un pomito. Esatto. Oh, guarda cosa c'ho! No, però se poi ti faccio. Quali sono i cambi più opposti a quelli della terra? Aria. Guarda, un cane dell'aria. Un cane dell'aria. E prova a raggirarlo. E buca un cane dell'aria. Che ridere, ragazzi. Questa sarebbe fantastico. È sempre un tiro cortigiano, era giusto, sincerità. Ah, vuoi proprio raggirare, basta. Sì, sì. Non lo volevo fare veramente. Proprio lei tu. E allora è una prova di cortigiano. Ok, faccio anche recitare cortigiano awareness. Mamma brutto. 13 18. Lui ti guarda con la coda che inizia ad andare avanti e indietro. Frustrato, incazzato. Cerco di farlo sparire. Scompare. Scatta il grano. Prendo la pergamena quella più grossa e la torno di là. Che è quel rotolone che me l'ho fatto dare. Ok. Dai Gotsu ti sta aspettando nella stanza e vi porta poi al piano di sopra. Da cui si vede effettivamente al di là del e cosa c'è? Delle c'è mura. Sulla pila. Vedi che hanno costruito la figlia. Costruito una specie di piccola pira simile a quella che avete trovato lungo la strada, però con qualcuno crocefisso con dei legnetti ciunga. Per far prendere un po' fuoco. Di chi prima. Si tratta? Non serve alla volpe saperlo, serve ai capi del fuoco. Oh, sarà molto contento il nostro Ida di sapere chi è quella persona. Il suo nome è Tokudeki Tokai, è uno dei dei tanuki. Ah. Allora, io prima, perché sono uno shugenja con i controcazzi, userò Sense, anzi Commune, con il mio amico Kami del Fuoco, per chiedergli se, visto che non ho mai chiesto il suo aiuto in quel modo, se è un sacrificio adeguato per richiedere il suo intervento. Brucia! Io sto bufando, perché se lui sbaglia vado a tostarlo io. Ok, Commune sono riuscito. E scoprimo il lato giustiziere della notte di Ida. Questo qua è un bastardo. Te la senti? Saresti maledetto. In grado di aiutarmi? Sento le sue colpe uscire fino da qua. Quindi sì. Sbrigati. La volpe non ha mai fatto questo. Potrebbe fallire miseramente. Lo dico. La volpe lo Release dice the Kami. La volpe lo dice a tutti onestamente. Potrebbe fallire miseramente. È la prima volta che lo provo. Ok. Ma è questo importante. È l'onda camminata. Srotolo la pergamena, che è tipo lunghissima. È lunghissima, 3 metri quasi.
comodi comunque, devo dire. E inizio a leggere tipo Naruto. Sti cazzi di rotoli. Li ignoro completamente. Inizio a leggere i simboli e nel frattempo il mio kami corre sulla pergamena, il fuoco diventa visibile e inizia a toccare i simboli che bruciano, perché ci metto 6 round per lanciarlo. Avevo capito che volevamo lanciare la raise 1. No, 0 raise. A 0, scusa. Inizia a accendere i simboli mentre io recito l'invocazione, mentre tengo due dita, anzi me lo immagino più alla Yu Yu Hakusho. No, addirittura. No, sì. Com'era? Dai, ma almeno Tenzing. Sì, è vero. Infatti, sì. No, perché secondo me è anche due dita, secondo me. No, secondo me è meglio due dita. Sì. Vedendo che non riesco a... È meglio due dita, tra l'altro è metallo. Sì, ma... esatto, vabbè. Ma di whisky. Come sempre, sì. Ah, mentre si accendono, il fuoco inizia a vampare tra le sue mani e provo prima la Tenzing e vedo che mi brucio le mani, poi provo la Yu Yu Hakusho e non è scomodo perché mi brucio il palmo della mano e provo a lanciarlo. Punto. E allora poi la fai all'imperatore un po'. C'è un getto di fiamme e vediamo se parte. Invece farei sono 4 del coso più 4 di rank più mi spendo un punto vuoto e tengo 5. No, giusto, cioè cambia amico. Forse in realtà mi basta, però vediamo in caso uso Lucky. Sì. Perché sono 10, 21, c'è cioè un 9. No, 28, no, non basta, quindi Lucky. Mi serve 30. Acci. Ok, ora vai. Adesso sono l'hai fatto. No, voglio. C'è cioè, almeno 35. Beh, devi anche ritirare un 10. Devi ritirare un 10, eh? 13, 22, 30, sì, 42. Per un istante diventa tutto buio e parte questo raggio di fuoco. Fuoco quasi bianco. Nessuno. Il napalm praticamente è al fosforo 10. Bianco. A quanto pare. Sì, anche perché fa 10k10. C'è un 10. Tirare l'acchi. Ma va. Tirare il 10. No. Ma vuoi non l'arrostisci? No, non faccio l'acchi. Vuoi non l'arrostisci? Oh, te lo tocco e te lo passo. Sembra una buona tecnica. Sì. Tengo 6. 10k10. Ah no, giusto, 10k10. 29, 30, hai ragione, 30. Cioè, e morirei io. 40, 50, 60, 69 danni. Non sarei morto. No, io sì. Senti dai Gotsujin fare un applauso proprio da nobile. Molto. Ma la Golf Club ironico? No, no. Stavo pensando. Soddisfatto. Ah, no, ovviamente nel momento in cui parte, che è un raggio dritto tipo laser, poi si schianta e c'è l'esplosione di fiamme, io sa, finisco. C'è il culo. Schiena a terra 3 metri indietro. E io lancio il kimono della volpe nel mezzo. No. L'ho preso! La volpe l'ha preso! Io vado vicino alla volpe, lo guardo malissimo e gli dico, sì, l'hai preso. Una morte così veloce per una carogna del genere è una cosa disonorevole. Dai, da per terra in difficoltà. Sì, sì, ma lo so. Non si preoccupi, Dasan. Ci saranno altre persone a cui far pagare quello che è successo. Ne sono sicuro. Inferno. Ah, beh, sì, effettivamente. Raggio infernale? Sì. Fa molto robottone. È l'incantesimo più potente del manuale di danno. E ovviamente lo perdo. Perché non puoi fare raise? Sì, cazzo. No, ma neanche per il raise, neanche ti dice questo coso non ha raise e non ha nient'altro. Le righe sono tipo 3 righe di cose. L'incantesimo fa 10 di 10, punto. E che altro ti deve dire? Laserone! Laserone, sì. Esatto. Ok. Ora l'importante è riuscire a farlo in tempi più brevi. Direi. Lo spiritello, il tuo kami del fuoco, non è con te in questo momento. Lo senti urlare, tu lo senti? E sta urlando da là in fondo. Te lo meriti, e ci penso io a rotolare la pergamena. Bene. Abbiamo fatto? Direi di sì, ce lo devi dire tu. Non so se c'è il round 2. La volpe non vede fino a là, difatti aveva seri dubbi di riuscire a prenderlo. Sì, vedi quella pira? Sì. Vedo che
È stato utile il pomeriggio nella biblioteca. Chissà cosa potrebbero farne due. Quello che ci chiediamo tutti. Grazie per il suo aiuto. Lieto di essere stato d'aiuto anche all'impero. Certamente. Chi di noi è il simbolo dell'imperatore? Hai fatto bene. Xiang ce l'ha. Ok. Beh, abbiamo finito. Il negozio se ne va e vi lascia lì sulla terrazza. Perché sembravi... Mi sarebbe piaciuto torturarlo. Chi era? Era il compagno di scorribande di una mia vecchia conoscenza con cui ho un conto da regolare. Il granchio avrebbe potuto dirlo alla volpe, la volpe avrebbe mancato, il cane del fuoco sarebbe andato bene anche un pezzo delle mura. C'era una richiesta esplicita da parte di Gozusama e non volevo assolutamente apparire offensivo. Beh, ma noi ci intendiamo spesso con uno sguardo, potevi farmelo capire. Non è un problema. A volpe dispiace. Oh, probabilmente comunque nel... Non me lo ricordo di Robert, ma lui lo sa benissimo. Cosa stai cercando? Quelli morti arrabbiati di rancore, di distruzione. Facebook? No. Complimenti. Bravo. No, non Facebook, però è simile. Sì. Probabilmente verrà torturato nel Gakido. E quella è una tortura eterna. Oh, senza dubbio, ma guarda, ti posso solo dire che il pensiero delle persone che non moriranno per mano sua per me è già un sollievo. Tornate di sotto? Sì. Mentre state per tornare di sotto, Kakita mette una mano sulla spalla a Ida. Mm-hmm. Per fermarlo mentre gli altri scendono. Mm. Devo iniziare a preoccuparmi, Ida. Da che punto di vista? Le parole che hai detto poco fa non sono quelle dell'Ida che conoscevo e sicuramente non sono quelle che tuo padre vorrebbe sentire. Se devo dare la mia vita per qualcosa e qualcuno, vorrei che quel qualcosa e qualcuno fosse degno. Sì, Kakita, hai ragione. Ho usato parole sbagliate, ma in me la rabbia è ancora troppo forte per quello che è accaduto. La rabbia non è una delle 8 virtù del Bushido, Ida. Lo so. Temo di dover andare a fare i conti con me stesso prima di continuare questa avventura. Grazie, amico mio. Sarò la roccia a cui tu ti puoi aggrappare, ma devi volerti aggrappare, Ida. Sì, è corretto. Lascia che il peso delle cose più nefande di questo gruppo non sia sulle tue spalle. Lascia che sia su quelle di un uomo morto. Ho già fatto atti terribili in passato, che probabilmente non smetterò mai di scontare. È qualcosa che non ti auguro mai. Mm. Soprattutto tu, Ida, che in questo gruppo sei sempre stato l'unico a seguire effettivamente tutti i dettami del Bushido. Non posso pensare che anche tu venga corrotto da queste terre. Il sentirmi così vicino a una meta tanto importante per me mi ha fatto essere egoista. Avrò di che pensarci, visto che abbiamo ancora un giorno qua e una notte. Direi che mi sono meritato le 36 ore. Vado a cercare delle armi e un cortile dove andare ad allenarmi per 36 ore consecutive. Dove? Sul corpo carbonizzato. No. Vado ai manichini. Appunto. Ormai di cosa pensi che siano fatti quei manichini? Di Giuda carbonizzati. Vabbè, cazzo, allora non se ne esce però. No, i manichini sono manichini. Ok. Ida trova un posto dove allenarsi. Vedi che ci sono un po' di guardie che girano nella notte per pattugliare un po' tutto il castello. Non c'è praticamente nessuno in giro, a differenza del tuo castello, dove
non c'è un momento in cui non c'è qualcuno che si stia allenando. Certo. Allenarti in queste condizioni non è per niente impossibile. Mm-hmm. Però farai molto rumore. Ok. Farò rumore. È un ospite. È un ospite, però se tieni svegli tutti, la sì. Secchiata d'acqua te la becchi. Mi arriverà, esatto. Mi ricorda qualcosa? È casa mia che dovrei fare io. Guarda che è casa di tutti, non è che... Io passo semplicemente metà della notte sveglio nella biblioteca a studiare. E c'è un momento in cui nella biblioteca non c'è nessuno, ci sono solo io? Sì, anche perché dopo cena... Perché nel momento in cui non c'è nessuno mi prendo una mia pausa di un'oretta e cambio la sistemazione dei vari pergamene. Mettendole in disordine. In disordine però divertente. Tipo, non so, c'è la pergamena su come incrementare la propria forza e la metto nella parte dove ci sono le cose del Kama Sutra. O cose del genere. Le metto tutte in ordine di colore. Dalla più bianca. Che piace al Kami del Fuoco, sì, perché stasera è tutta per lui quella mia pausa. Quello della terra invece deludente, eh? No, quello della terra è... Ha fatto quello che doveva fare, non ha fatto avvicinare nessuno. Giusto. Ma quello del fuoco si è... ha fatto fare una bella figura, quindi. Ida, fammi un bel tiro di stamina. Vado. A questo punto, per vedere se arrivi fino in fondo al... Vediamo se ce la faccio. 13. Che schifo. Beh, stamina puro non è pochissimo. Stamina puro tiri solo il ring. Inizi ad allenarti. Il problema non è la stanchezza, è che comunque le parole di Kakita continuano a girarti in testa. Mm-hmm. E hai una brutta sensazione. Mm. Non sai se sia il fatto che avete fatto un patto con Daigotsu, che siete nelle terre d'ombra ormai da 2 settimane. Mm. Che la giada si sta consumando e vi avevano dato 3 settimane circa di giada, quindi non sai nemmeno se ne avete abbastanza per arrivare al castello là. Dei Chuda. Hai un sacco di cose per la testa che ti stanno pulsando un po' alla volta, distraendo, e a un certo punto ti rendi conto che puoi andare avanti ad allenarti tutta la notte, ma non sarà mai l'allenamento che ti aspetti. Dovresti trovare la calma per svuotare la testa e poi dedicarti all'allenamento. Mm. Sei troppo distratto. Allora vado da Xiang. Cerco Xiang. Buonanotte. Sì, ma ho bisogno che tu mi insegni a calmarmi un po'. Siediti con me. Va bene, provo a farmi insegnare a meditare. Prova a invertire il flusso della cascata. No, anche no. Sto cazzo, no. Detta così. Prova a vedere se riesco a andargli dietro. Sarebbe bello, prova a invertire il flusso della cascata. Lui si mette in verticale, lo guarda, fa... Fa culo, se ne va e lo lascia lì. Più o meno. Allora. Meditazione è sul vuoto. Sì. Tu non hai punti. Spendo un punto vuoto per attivare il Kyo con cui posso passare i punti vuoto. Nel mentre lo metto in posizione, lo tocco, gli passo il mio vuoto e glielo faccio percepire. Così da renderglielo un po' più palpabile. Glielo faccio percepire in modo da renderglielo un po' più palpabile. È una carrozzeria. È proprio, sì, esatto. Industrie siderurgiche. Esatto. Ma via! Siamo all'Ilva adesso in questo momento. Allora, c'è uno sciopero dell'industria metalmeccanica. Ida, tu quanti dadi di vuoto hai? Le ho passato un punto vuoto. Bellezza di 2, 3. 3. Quindi tiri 4 e oppure tiri 3, ma come se tu avessi la specializzazione, cioè l'abilità. E quindi puoi ritirare eventualmente i 10. Scegli tu. 3 e tiro i 10. Ok. Io medito con te perché si recupera tutti i voti. Ammazza il tiro di merda. Un bel 7. Con 3 dadi. Beh, non è un maestro ottimo in questo momento, visto il tiro. No, ma sono io che sono evidentemente... Anche perché Xiang gli ha detto solo... Stai lì.
Gli ha fatto il massaggino. Vai. Bella. Fai così. Sei rilassato adesso? No, poi nel frattempo gli faccio il mantra, gli faccio. E cioè, poi entrare in meditazione è una cosa personale. No, infatti, è una roba super complicata. Non è una cosa che si impara in una notte. Cerchi conforto anche nella meditazione di Xiang, ma boh, anche lui ti sembra che abbia i suoi pensieri per la testa. E non l'hai visto tanto riposato e tranquillo come l'hai visto in passato. Ok, e allora è la medicina finale. Kakita? No, sake. Pensavo Kitsune. Sarebbe la tua finale, ovviamente. Se vado vuoi meditare, vado alle patrie cucine. Prendi il fiore bianco che si trova su quella montagna. Esatto. Vuoi meditare? Prendi il peperoncino, te lo sfreghi bene sugli occhi. Esatto. Pepe vado dei gajin. Faccio e così. Te lo sfreghi sugli occhi. Vado in cucina e mi faccio dare il peggio che hanno. Perché? I peggiori bardi della Gozu. Esatto. Sì. Esatto. Ti danno sake, ti danno la prima bottiglia, ti danno la seconda bottiglia, alla terza bottiglia inizi a sentirti finalmente verso lo svenimento. Verso lo svenimento. E torni indietro verso la tua stanza, dove non possiamo dire che ti addormenti, perché è proprio più sì, ti accasci, collasso, esatto. Ti accasci sul futon. E fammi un bel tiro di willpower. Nove, otto, 17, 20, 25. Riesci a riposare meglio di quanto ti aspettavi. Però senti che qualche cosa, anche mentre dormivi, continuava a cercare di instillarti dubbi nella testa su quello che hai detto, quello che hai fatto. Non sai se erano tuoi pensieri, se era l'alcol a parlare, o forse la presenza. È questo posto che, essendo così vuoto, ti fa sentire delle cose che non sentiresti normalmente. Però riesci, forse anche grazie a sake, a chiuderle in un angolino della tua testa e finalmente riesci ad addormentarti. Riposare non è riposato, però sei riuscito a dormire. Ok. Tu passi tutta la notte in... No, un po' una parte della notte, dopo organizzo tutto e poi mi porto tutte le pergamene in stanza. La mattina, ovviamente non ci sono uccellini che cinguettano fuori dalla porta. E il sole, come avete visto nelle ultime due settimane, non è mai veramente... È pallido. Luminoso, ha sempre quel pallore un po' marcio. Durante la notte posso fare meditazione per capire quanto usare il coso del sentiero oscuro? Mi ha stravolto. Sì. Cioè, giusto per, sai. Oltre le 4. Mi manca un pezzo di anima. Oltre le 4 che hai già usato, intendi? Solo per dimostrare? No, vuole capire quanto ancora lo può usare. Ah, ok. No, era per fare lui che già l'hai usato 4 volte per non fare nulla. Kirin. 5, 6, 6, 5, 3. Kirin. Una merda uguale. Forse è peggio. Sì, però quando usi il Kirin dovresti tenerti a mente quello che hai fatto prima, se puoi scegliere. 5, 6, 5, 6, 3. No, ho fatto di più prima. Quindi ho fatto 22, 25. Non sapresti dirlo. Okay. Anche perché per te è una cosa completamente nuova. Se tu fossi magari un monaco... Ma si sente bene. Sì. Tranquillo. Normale. Non ha proprio nessun metro di paragone, di giudizio. Basta. In merito. Quindi posso usarlo tutte le Quindi volte. Quindi puoi spammarlo, sì. Devo andare alla latrina questa sera. Dove hai cagato stasera? A Leone. Sono andato a casa di Kitsune. Esatto, e gliel'ho fatta sul futon. Come fanno quelli che rapinano gli appartamenti? Che non ho mai capito. Cosa che poi Kitsune è la prima cosa che dice al padre appena torna di là. Il kimono ti è stato rubato da Xiang.
Qualcuno ha anche cagato di notte come Plutone? Chissà chi può essere stato, papà. A proposito, questo è il tuo kimono tipo distrutto, rovinato dalle terre d'ombra, corrotto, tagliato, bruciato come Rasputin. Vi svegliate tutti non troppo rilassati. Tu, perché comunque l'hai passata per metà a studiare, sì, quindi sì, sei andato a letto molto stanco. Tu perché hai bevuto tantissimo e tu perché sono ormai 8 giorni che non dormi molto bene. Riesci, a Giada. Riesci a meditare, ma... Ok. Riesci a meditare, però il fatto anche che tuo nonno ti stia trattando così di merda, che si limiti a parlarti quando tu dovresti dormire per farti sentire in colpa, non ti aiuta certo a dormire. No. Ah, io ho dormito tipo con la Giada che mi è rimasta come cuscino, tipo. Che non è tantissima, No, però come cuscino. Tipo tutta bella attaccata. Non è tantissima la Giada che vi rimane. Perché io so che siamo ancora nelle terre d'ombra e ho una paura fottuta. Nel tentacolino? Va, va. Quando sorge il sole sentite comunque che il palazzo e la città intorno inizia ad animarsi. Senti di nuovo la forgia che va, smartellamenti sul metallo, eccetera eccetera. Vado a cercarli. Beh, io passo alla forgia a riprendere. Allora, l'armatura te l'ha sistemata e adeguata un po' alle tue dimensioni, che era un po' strettina. Segnati che ti dà 3 in più di riduzione. Ok. Sti cazzi. Più che altro è quello che ha fatto col martello. Vedi che l'ha smontato e rimontato. E l'avergli fatto vedere come funzionava il martello, capisci le cose che ha fatto, perché è simile ad alcune cose che i granchi fanno con le armi d'assedio. Perciò ha aggiunto dei pesi da un lato in modo da dare un po' più di slancio per spaccare le gambe alla gente. Perciò segnati che quando vuoi quando usi il martello per buttare a terra una creatura, hai un raise gratis. Grande, bello. Bello, bello. Nice. Io chiedo a un servo del daimyo, ma ste informazioni che me le doveva dare ieri sera. Poi siete andati a bruciare la gente. Siete andati, io ho aspettato i suoi comodi, poi mi ha cagato. Il daimyo mi ha detto che servirà anche lo Shugenja. Kitsune! No, scherzo, non Io li stavo cercando. No, io li stavo cercando, ero lì. Xiang? Ida? Gli altri? Dai, mio. Gli altri non lo so. Sono giorni che non vedo Akuseki. Chissà che fine ha fatto. Dovremmo recuperarli prima di partire. Possiamo. Sì, è sempre lì il servo. Possiamo andare da Akuseki. Il daimyo mi ha riferito che non possono essere disturbati finché non sarà appurato qual è l'entità del danno che la magia del sangue ha portato sul nobile Izawa. Va bene, tenetevi Izawa, vorremmo vedere Akuseki. Akuseki si è offerto di prestargli aiuto e guida. Può fargli recapitare un messaggio, quindi. Certamente. Se ci può ricevere quanto prima e farci avere su notizie. Akuseki-san. Non stavo ridarguendo il servo. Lui ti facendo di sì con la testa, ma vedi che non gliene ha fregato nulla. Beh, quando vuole a disposizione il daimyo, saremo felici di essere ricevuti. Certo, seguitemi. E vi riporta alla sala principale. I letti non sono la cosa più comoda che la volpe abbia trovato. E la volpe ha dormito parecchie volte nella foresta. E tutti sui Ikea li ha presi. I letti degli ospiti. Spero vivamente che il daimyo. Beh, oddio, in realtà il daimyo potrebbe dormire su questi letti, visto che è abituato a dormire
per strada su una bestia vicina. Quindi potrebbe essere per temprare. Non ci fermeremo a lungo, vero? Ah, scricchio la schiena. E andiamo. Se vuoi ti faccio un massaggio. Ah, sì. E usa il chio del dragone per spezzarti le rotole. Quello del fuoco che se fa tipo massaggio con il calore. Fa bruttissimo. Eh sì, perché ti ustiona. No, vabbè, dai, andiamo. Dai, non fanno quelle cose. Non lì, c'ho chiropratico. Si non c'ho la moxa. Sì. Non c'ho chiropratico. Fra... C'ho medicina, però. Puoi fargli un massaggio shiatsu. Ale, viva lo shiatsu. Ti rimette un po' in sesto, almeno non sei più incriccato. Grazie Xiang. Il servo vi fa accomodare nella solita stanza, il daimyo non c'è, e arriva con la dovuta calma dell'essere un daimyo. È un daimyo. Però quando apre la porta vedete che è di nuovo in vestiti molto comodi per essere un daimyo. Capelli legati. E mi dice Musashi-san. No, quel nome viene usato solo all'esterno di queste mura. Pensavo fosse attinente. Dopo pensavo fosse attinente la persona. Mi hanno riferito che effettivamente avete ancora necessità di alcune informazioni. Quelle di cui avevamo parlato ieri sera. Il tempio. Sì. Da questa parte. Avrei gradito anche la presenza di Ida-sama, ma non ha fatto menzione su dove sarebbe la andato. La volpe può andare a cercarlo, tanto immagino che siano cose... È stata richiesta la tua presenza per questa informazione. Sì, sarebbe meglio. Va bene. La volpe ora è curiosa. Li segui e... Daigotsu vi conduce sottoterra sostanzialmente nelle segrete. Apre alcune porte, vedete che all'inizio ci sono delle guardie, poi più vi addentrate all'interno, meno guardie ci sono. Però tu noti che ci sono parecchi sigilli appesi, marchi, esatto. Posso provare a capire che c'è da cosa? Sì. Spectra. Molto probabilmente per allontanare i kami. Buono, minchio. 26. Ti sembra che sia per tenere dentro qualche cosa? Kami. La volpe credo che sia più per tenere dentro. No. Che non far entrare da fuori. Ah beh, non so come funziona. La volpe lo sa, per quello te lo diceva. E arrivate... Come sono fatti? Bene? Sì, sono fatti bene. Non sono i migliori che tu abbia visto, però sono fatti... Quindi non è per tenere dentro oni o spiriti di super mega potenza. No, ti sembra proprio che siano fatti per imprigionare i kami. Ah, ok. Quindi magari per non far mandare fuori messaggi o cose varie. Arrivate al quarto stadio di prigioni, praticamente. E all'interno dell'ultima stanza... Quando Daigotsu la apre, sentite l'odore di bagnato tipico dell'acqua stagnante. Ma sentite anche l'acqua scorrere. Cosa vediamo? Non vedete nulla fino a che Daigotsu non prende una torcia e accende la torcia all'interno. Finora eravate arrivati con una lampada che illuminava il minimo necessario. E all'interno vedete che c'è un uomo legato con delle catene al muro e di fianco a lui una bacinella d'acqua che non è quella che puzza di acqua stagnante, perché vedete lì è dove l'acqua continua a scorrere e a circolare. Ma ti rendi conto, Kitsune, che sta circolando senza che arrivi da fuori. Circuito chiuso? È un circuito chiuso che continua a riciclare l'acqua all'interno di quella ciotola. Quale sembra lo scopo?
e vedi che ci sono altri di quei sigilli appiccicati proprio sulla bacinella. E il tizio che c'è lì? Il tizio che c'è lì vedi che è stato malmenato, però non sapresti dire. E riesco a capire chi qual è la funzione di quella bacinella con quei sigilli? Del perché stanno trattenendo uno spirito dell'acqua. Prova. Qui che utilità può avere? 4. Direi che ce l'ha. Ha aperto 2-10. 41. Sì, sì, ho visto, visto. 41. Da quello che ti sei reso conto nel resto del palazzo, qua i cani non sono praticamente presenti. C'è un grande vuoto, ma non ci sono cani. Tranne nella bacinella. Tranne nella bacinella. Il cami è tenuto a forza nella bacinella per avere un metodo per usare alcuni tipi di incantesimi, ad esempio. Quelli dell'acqua. Che sì, no, ma alcuni proprio specifici che hanno proprio bisogno della presenza di un certo tipo di cami dell'acqua. Ok. E la prima cosa che ti fa pensare anche dal tipo di kami che deve essere è che siano incantesimi che ti permettono di vedere qualche cosa. Probabilmente legato all'uomo che c'è di fianco. Con waterboarding col kami dell'acqua. Beh, io ho un incantesimo che è reflective pool, che posso vedere attraverso l'acqua. Perché sono visione. È in quella zona lì. È in quella zona lì. Interessante. Non so quanto la volpe possa esservi utile. Oh, mi servirà qualcuno che parli con il kami dell'acqua, altrimenti le informazioni resteranno all'interno della bacinella. Quindi è un pensatoio. Quindi è un qualcuno che ha informazioni sul tempio? Sì. È la prima volta che un piano nostro funziona ancora prima di essere messo in atto. Hai visto? Beh, l'importante è un pessimo presagio. Dare le idee giuste. È un pessimo presagio. Bene. Dai alla volpe qualche minuto per capire come funziona e poi penso che basti immergere la testa nell'acqua. O già sono presenti? E bisogna no, essere... sarà necessario immergere la testa nell'acqua. Quindi Xiang. Io potrò chiedere al Kami, immagino, mi possa dare le risposte come se parlassi con la persona. Premo anche se la persona non vorrà. È un ottimo modo per vedere dove devo andare. Ricorda che interessa più a te che alla volpe, quindi fai tu le domande. Possiamo anche formularle insieme le domande, non vedo un perché devo pensarci solo io, eh. Perché a parte il descrivimi il tempio, allora credo che forse sarebbe meglio avere anche Ida. La volpe non è la più adatta a questi dettagli. Io ho 3 in difesa, però. Beh, io vi chiederei di decidere alla svelta. Non è un Ida. Posto piacevole dove restare. No, concordo. È possibile chiamare Ida velocemente? Sarà fatto. Vabbè, arrivo di intanto corso. Mi studio la bacinella, vedo come funziona. Allora vado io di corsa. Okay. Non è un problema, vado io di corsa. Va bene. Quando lui arriva con tutta questa urgenza, lo seguo di corsa. Potrei? No. Usiamo il passo oscuro. Tanto non mi corro. Beh, al solo oscuro. Io? Si chiama oscuro, ma perché oscuro, è nero. Ma perché è nero, esatto. Non ci vedi niente dentro, oscuro. Quando oscuro. Arriva Ida? Pronto? Io ho corso e chiamato Ida più che altro. No, certo. Pronto? Pronto? Io vedo tutto l'accrocchio e... Te lo spiego velocemente. Sì, vabbè, te l'ho spiegato anch'io lungo la strada perché t'ho chiamato. Va bene. Ok, io tiro fuori la pergamena, la metto di fianco, appoggio le dita nell'acqua della bacinella e inizio a recitare l'incantesimo cercando di attingere al che il kami qui presente si presenti come un dragone d'acqua. Grazie. Addirittura. Ok. Quindi l'animale. Si ribella su cazzi. Perfetto. Cioè vado più sul cicusciudo che sul
Mettere la testa sotto a quel tipo non è difficile, perché vi rendete conto che è estremamente deperito e a stento sta in vita. Quindi io spendo un punto vuoto, aspetto che lui pucci la testa del tizio dentro, faccio un cenno con la testa. Io quindi non c'ho la testa. E uso due raise, tutti e due. No, in realtà uno per fare una domanda in più e uno per avere una risposta un po' più chiara. Ti do un punto vuoto, vai, ne lanci un altro. Posso sommarlo già al sì, mio? Questo sì, perché sono io che ti do un punto vuoto e lo puoi usare in qualsiasi momento. Lo so, mi dai un punto vuoto, però io già sto spendendo un punto vuoto. Lo so, ma lo puoi usare anche nello stesso turno in cui te lo do, anche se lo stai già spendendo. 5, perché il punto vuoto? 6 il mio punto vuoto, 3 dell'anello, e quindi più 1 del 5. Il vuoto è 1K1? Sì. Sì. Tengo 6. Ale. Beh, buono. Un 10, no. Vabbè. No, 8. 8, 7. In tardi, eh. 7. Non è che fa proprio cagare sto tiro. 10, 25, 34, 42. Tu ficchi la testa sotto 25 la CD. E il tizio fa pochissima resistenza, cerca giusto di divincolarsi un attimo, ma io lo guardo male. Ti rendi conto che la bacinella lo sta anche tenendo in vita forzatamente. Urca. Okay. Quindi abbiamo tre domande. Sì, perché l'acqua cura. Nue, abbiamo tre domande e sono abbastanza dettagliate nelle risposte. Gli spiriti sono abbastanza affabili oggi. Io penso che tutte le volte dice nue dica noi. Comunque. Volevi che comparisse un drago? Cioè io voglio parlare allo spirito dell'acqua sotto forma di draghetto, tipo fede. Drago draghetto, perché quello che è cusciuto, sì. Quello che compare. In realtà non è un animale, il drago, però ci arriverà in faccia una bestia, uno mai spirito visto. Animale. Una lucertola. Una lucertola, un drago di Komodo. Esatto. Giusto, un lucertolo. È un drago. Dall'acqua vedi che compaiono proprio le zampe di una lucertola che si allunga e inizia a tastare l'aria intorno alla bacinella con la lingua biforcuta, ma ti rendi conto che non può uscire dalla bacinella ed è anche abbastanza incazzato per questo. Ok. Io non ridisco. Quindi? Quindi mi avete portato qua. Quali sono le domande? E a me mi hai ficcato la testa sott'acqua, quindi. Non tu hai filato. No, tu hai ficcato la testa. La testa a lui sott'acqua. Era Monaco. Ah, pensavo della mia. No. Scusa. Ha filato la testa del Monaco sott'acqua. Che gli ha succhiato le informazioni. Lo spirito dell'acqua, come tutti gli spiriti dell'acqua, non parla, quindi finché voi non dite nulla, lui è solo più incazzato. Velocemente. Voglio vedere tutto ciò che sai di questo tempio, delle sue strutture interne e delle sue difese. Del tempio del veleno. Potrebbe essere troppo vasta da darti informazioni. Un po' più limitata la struttura. La lucertola sta ondeggiando avanti e indietro con aria difficile da leggere perché è una lucertola da. Come è fatto il tempio del veleno? Io so, può invece di. No, perché sono io che ci sto comunicando, quindi la dà a me informazione mentale. Però lui è collegato a te per il punto perché vuoto, quindi anche lui potrebbe vederla. Ok, no, allora cerco di fargliela vedere principalmente a lui se riesco. Mi concentro e in acqua. No, non è vero. Saggio spirito. Mostraci il tempio del veleno. Come è fatto? Cioè come è strutturato il tempio del veleno? Il tempio del veleno, con enfasi possibilmente su entrate nascoste. La lucertola ti morde la mano. È una cosa abbastanza fastidiosa. Non è proprio dolore. No, sono abituato. È un fastidio. Quando ti morde il gatto. Esatto. E voi due avete un'immagine abbastanza chiara di alcune delle stanze del tempio. E all'interno il tempio è molto peggio di come ve lo aspettavate dalle descrizioni. Perché è vero che ci sono delle colonne di ossidiana nella parte principale del tempio e nella parte sotto dove solo
i monaci possono accedere. Mm-hmm. Quindi voi le vedete perché questo era un monaco. Vi rendete però anche conto che dentro a queste colonne riuscite a intravedere le forme di persone che sono state rinchiuse all'interno delle colonne. Poracci. Il resto del tempio, per farvi una descrizione che tutti tranne Xiang capiranno, è il tempio del cancro. Quindi vedete centinaia di facce, okay, sui muri, nei muri, pavimenti, nel pavimento, sulle colonne, dappertutto. Andrò su. E le facce che vedete sono troppo realistiche per essere delle sculture. Te la butto lì, Game of Thrones, il tempio di quello dei volti. Troppo ordinato. Questo è no, molto no, perché caotico. Escono dalle pareti, tipo un po' alla Fulmore. Come Fulmore, come se ci fosse una quasi scolpita, ma molto realistica, che esce fuori non solo, dal sono, muro. Sono ammonticchiate una sull'altra, non sono ordinate in maniera precisa. Okay. Tipo display. Sono orribilmente miste alla pietra del tempio. E all'interno vedete che il tempio è quasi completamente disabitato. Ah, perché sembra che lo stiamo vedendo quasi in tempo, non in tempo reale. No, vedete ma i ricordi. Vedete i ricordi? C'è pochissima gente all'interno del tempio. E c'è una parte dove nemmeno il monaco di cui state vedendo i ricordi ha accesso. Chiusa da una parete, cioè da una porta di legno con due maniglie di ferro molto robuste. Che se ce l'ha fatto vedere per ultimo probabilmente sarà la cosa più importante del tempio. Sembrava abbastanza centrale nella struttura, però non riuscite ad accedere a vedere che cosa ci sia oltre, nemmeno attraverso i ricordi. Ma che bel posto. Sì, un bel posticino. Esatto. Mi hanno fatto appena vedere il tempio del cancro. Un bel posticino. Cioè. Bello, ma non ci vivrei. Una domanda. Io chiederei di Shuda. Di Shuda Mitsuhashi. Dove sta? Dove sta? Se lo incontriamo. Se lo incontriamo nel tempio lo vorrei sapere. Grazie al tuo enorme potere, mostraci dove si trova Mitsuhashi Chuda e quello che sai di lui. I denti entrano ancora più in profondità nella carne. Adesso fatti un danno. Vedi di nuovo le porte di legno e dall'altra parte senti solo provenire una voce molto roca e profonda, come se a qualcuno fosse stato strappato un pezzo di gola e si sforzasse di parlare ad ogni modo. E percepite solo una grande, enorme paura della persona che sentiva questa voce dall'altra parte. Fantastico, quindi diciamo pochissime interazioni. Però sappiamo che è detto. E che non l'ha mai visto fuori. Allora non esiste. Se non avete una domanda particolare, la volpe chiede... Ah, piano! Chiederebbe... Delle difese. Quale... le persone o il luogo più pericoloso in quel posto. E te fa vedere la porta, scusa. C'ha paura di quel posto. Se non gli fa paura vivere in un tempio fatto di facce, dimmi te, scusa, ha paura di una porta di legno? Ma la cosa più pericolosa. Se invece... quali sono i pericoli maggiori? A me sembra una domanda sprecata. E se invece gli chiedessimo come fanno i monaci a non impazzire con le colonne di ossidiana? Cosa ci potrebbe aiutare? Ah sì, lo chiedo. Spirito, il tuo sommo potere e denti affilati rivela alla volpe come fanno a non impazzire e a non perdere se stessi nel luogo dove si trovano. E in quel momento vedi le facce in primo piano. Posso pensare che sono quelle che impazziscono al posto dei monaci? Chi lo sa?
Ah, tolgo la mano, perché so che tanto l'ultima domanda sto. Ok, se sacrificano gente all'ossidiana. È probabile. Mm. Hanno qualcosa a che fare con le facce. Mm. La volpe non è un'esperta di arredamento, ma crede che il gusto potrebbe essere migliore, per questo dovrebbe essere annientati, dico verso il danno. Avete tutto il mio supporto. Pessimo gusto. Mm. Direi comunque che non è un'opzione da tenere neanche in considerazione. Di sicuro la sofferenza di quei poveretti deve cessare. Beh, siamo in questa missione per... Lo spirito che fa? Sparisce? Sì, lo spirito si ritira all'interno della bacinella. Siamo in questa missione per impedire che tutto l'impero soffra. Quindi se riusciamo a proteggere anche delle altre persone, o almeno proteggere le loro anime, la volpe è d'accordo. Bene. Kitsune, lo spirito è ancora lì, giusto? Sì, non può andare altrove. Chiediamogli anche delle difese del posto. Abbiamo finito le domande? Lo può forzare? Vabbè, posso chiedere di nuovo, ma non credo che sia il caso. A volte non credo che sia il caso. Ci sarebbero molto utili fra queste informazioni. Non sappiamo niente delle difese del posto. Beh, se l'hanno rapito da là, probabilmente ce lo può dire chi l'ha rapito. Prendere uno sulla periferia del posto non è difficile. E qual è questa domanda che potrebbe mettere a rischio la mia mano? Quali sono le difese del posto? Beh, potreste mettere a rischio la mano di chi vuole porre la domanda. A me va bene. Ah, può funzionare così? Mi sembra abbastanza avanzato. La volpe non ho avuto abbastanza tempo per studiarlo. Poco che capisco io dei kami, credo che un kami abbia solo necessità di un sacrificio. Perfetto. Xiang, fungo la mano. Con l'altra prendi la testa. Sì. Mi concentro. Bello. E stavolta chiedo, uso due raise, tutti e due, invece che per fare la domanda in più, tutti e due per la chiarezza. Sono quattro. Però non uso il punto vuoto, tanto mi basta. Gratugrata nitto 10, 23, sì, 28 di 3. Va bene. Quello che esce è simile alla lucertola di prima. Se posso scegliere lievemente, visto che ci mette la mano Xiang, cerco di rivolgermi a qualcosa che ha più denti. Più che più denti, ha due denti molto lunghi e aguzzi. E gli si arrotola intorno al braccio. Vedete che gli pianta proprio i denti nella carne fino non in fondo. Togliere la mano dal cerchio. Ti ho visto prima. Dite. Parla. Prego. L'hai usato per la chiarezza, no? Sì. Gli metto una mano sulla spalla, con l'altra mano metto due dita nell'acqua dalla parte opposta dove c'è il serpente e cerco di fare da tramite per far fare a lui la domanda, proprio visto che tanto sta sacrificando lui. Siete d'accordo con quello di prima? Fai. Quali sono le difese del tempio del veleno? E senti è il serpente che risponde questa volta. Il tempio non ha bisogno di difese. La sua sola esistenza è la sua difesa. Non riuscirete mai ad arrivare al centro. Secondo me ha detto più. Il tempio. No. Senti proprio la voce chiara. La voce non arriva direttamente dalla bocca del serpente. Vabbè, una botta di ottimismo. E cosa ci impedisce di arrivare al una centro? Una domanda! E senti i denti che si... No, ti perde prima e adesso sono due. Una per forzarlo. Ah, no, ne è ancora una. Ti perforano ancora di più la carne e ti dice il minimo. Una domanda, però è io ancora lì per rispondere. Se suggerite ti domande. Ti sta solo infilando i denti nella carne per farti capire che
è molto molto infastidito da questo tuo comportamento. Si chiede di cosa pensa del daimyo. E gli dico, faccio un cenno al daimyo. Non ci interessa. Curiosità. Difese fatte, la struttura stessa del tempio. Difesa ha detto non, non arriverete mai al centro, non c'è bisogno di difesa. Esatto. Io mi chiederei quasi perché. Cosa chiediamogli, chiediamogli qual è il modo di arrivare al centro più sicuro. Esatto. Come, qual è la strada più sicura che ci conduce a quelle porte di legno? Di legno. Ci ha fatto vedere prima questo stesso spirito, quindi sa che porta di cui sto parlando. Il sentiero più sicuro è quello privo di luce. Ah, ho capito. Ciao. Devi andare da solo. Sì. Pulatello. E in quel momento senti anche che ti ha iniettato qualche cosa, è un serpente dopo tutto. Quindi, mentre si chiude questa puntata di Fumble GDR, segnati che hai un grado di corruzione. Ah, così proprio secco secco? E sei fortunato che te lo posso togliere. Ma magari dai, adesso conto più di difesa. No, però noi ce ne siamo accorti? Beh, no, al momento no, perché io me ne sono primo... accorto. Forse non ancora. Il primo grado è veramente difficile da individuare, okay. Infatti servono gli inquisitori. Per hai 10 ore per dirmelo, altrimenti te lo tieni. Ma non lo so nemmeno io che ce l'ho, gliel'ho appena magari chiesto. Lo sai in 10 ore se ce l'hai. Dipende da che cosa fate, esatto. In queste 10 ore. Comunque quello che avete ascoltato era Fumble Peaks. E adesso diamo i Peaks. Allora, uno per la sessione. Uno per la sessione. Uno per ogni pix, ogni elemento importante scoperto sulla storia da voi. Cosa avete scoperto di importante le sulla storia? Le difese del tempio. Come vi ho appena fatto, vi ho fatto perdere 3 pix a tutti, lo sapete? Perché? Perché lo vedete? Perché ha ucciso qualcuno. Per ogni elemento importante scoperto sulla storia da voi, uno. No, le difese del tempio. Ho scoperto un po' di cose. Io ho scoperto come funziona la pergamena del vuoto, quindi come funzionano i monaci. Due. Del vuoto. Le altre sarebbero forzature. Due. Poi riguardo il segreto di qualche PNG. In realtà uno sì. Beh, ah, della figlia. Della del figlia. Beh, allora anche per me. Sì. E della tua. Ma non sei un PNG. No, del di tizio. Kaki. Questi sono personaggi di gruppo. No, sono di gruppo anche quello. Ok. Vabbè, quella della figlia, anche se è un po' debole, la buttiamo insieme perché in teoria c'è anche dove sta effettivamente il Mautsukai. Due. Dai, mi bastano. Se interpretate i vostri svantaggi in situazioni difficili a causa loro, no, perché non c'era nessuno. Ma io un pochino. No, anzi, hai cercato di mentire, sapendo di mentina. Sapendo che non puoi mentire. No, quello è errore mio. Il legame di un altro PG, io no. No. Nessuno è morto a casa vostra, in teoria no. No. Io e lui sì. Però scusa, teoricamente è lui che l'ha ucciso. Faccio la pignoleria anche se in parte sono d'accordo, ma sto facendo la pignoleria e sono conscio che potrebbe fallire sicuramente, però è fallita. Teoricamente la causa è del daimyo. Ma tu avresti potuto dire non voglio usare quello come sacrificio, non voglio uccidere una persona innocente o che non so che cosa abbia fatto e neanche Ida l'avrebbe fatto perché lui lo voleva addirittura torturare. Ah, sì. Quindi no. Questo okay. Proprio vabbè. L'avreste perso. Però io allora ho vinto un duello. No, no, non hai vinto. Allora un duello. Basta. Beh, il duello è più. Direi di no. 5. Esattamente. Quindi vado a 0. E posso lanciare il vuoto. Io non le segno neanche. Segno, butto tutto su Knives. Così posso usare meglio le cama. Quello che avete ascoltato era la leggenda dei 5 anelli. Oh yes. Che è un bellissimo gioco di samurai a cui vi consiglio di giocare assolutamente. E la prossima volta ci divertiremo. E la prossima volta vi divertirete parecchio. E non la prossima volta è probabilmente l'ultima puntata prima della pausa estiva. Esatto. Quindi ci sarà un bel cliffhangerone alla fine. Oh. Se ci arriviamo. Ci arrivate. Sì, anche perché abbiamo finito la Giada, quindi ci arriviamo. Se no siamo nella merda. Se anche la finita da mo la Giada. Sì, lo so, infatti. Io non ne ho più bisogno. Questo è quello che credi tu. È quello che dice Manu. Posso levarmi un punto di corruzione? Bene, te ne do due.
Esatto. Sì. Ma me ne posso levare anche 15. Se sei in grado di lanciare quell'incantesimo sarà, entro 8 ore. Sarà una puntata bellissima, ascoltatori, perché saranno 3 ore di... io mi tolgo la corruzione, hai preso corruzione. Io mi tolgo la corruzione, hai preso la corruzione, quindi... due menate di coglioni. Esatto, uno stallo... E non andiamo più avanti, quindi non c'è il cliffhangerone. No, ci sarà il cliffhangerone in ogni caso, non vi preoccupate. Vi ho detto che è l'ultima puntata prima della pausa estiva, ma la pausa estiva è dalla Leggenda dei Cinque Anelli, perché il gruppo si divide, il gruppo noi giocatori, no? Il gruppo di gioco. Esatto, perché partono le ferie di tutti. Esatto, ma Fumble prosegue, perché Fumble è l'immortale, esatto, sempre imperatore dei podcast. Quindi andremo avanti con delle mini saghe, degli speciali, un Fumble versus Sidequest, faremo un po' di tutto. Un po' di roba. E non salteremo nemmeno una settimana di tutta l'estate. Fantastico. Quindi continuate ad ascoltare contando Fumble. Anche Sidequest? Contando anche Sidequest, ma contando Fumble. E Fumble non va mai in vacanza. Ma c'è una settimana che tu non ci sei. Non ci sono e non ci sarà la diretta, ma ci sarà una puntata lo stesso. Ah, attenzione! Perché la registriamo. L'imperatore dei podcast. Assolutamente. Non li lasciamo mai soli. Esatto. Non resterete mai soli. Non vi libererete mai di noi. Esatto. Come la corruzione. Esatto. Più o meno. Entro 8 ore potete liberarvi da noi, esatto, se passate da Kitsune. Però... però dovete passare da Kitsune, sì, altro è video, vero Kitsune, so, perché Robè non vi può aiutare. No. Quindi continuate ad ascoltare Fumble, continuate ad ascoltare Sidequest, continuate ad ascoltare Epoca, che tra poco partirà con una stagione di vampiri. Anzi, scusate, di Mondo di Tenebra. Mondo di Tenebra, sì. Se vi piacciono i giochi da tavolo, andate ad ascoltarvi Come quel gioco. Di cui uscirà una puntata a inizio settimana prossima. Anche di quello non vi lasciamo senza... in cui giochiamo al Piccolo Principe... con degli ospiti speciali. Molto perché speciali. Sono i responsabili del concorso Il Gioco dell'Anno. Esce quella? Esce quella. Attenzione, sì. Ottimo. È una puntata bellissima, soprattutto per Gianni. È una puntata in cui alla fine vorrete tutti menare Roberto come lo volevamo menare noi. Tranne uno degli ospiti, ciao Paolo. Esatto. Ti ammiro tantissimo. Comunque, l'unico che non mi ha minacciato in quella puntata. Non ti ha minacciato, ma secondo me un po' dentro è morto. Sì, sì. L'importante è che non mi ha minacciato. Non mi abbia minacciato. Quindi andate ad ascoltare anche Come quel gioco. Iscrivetevi al canale YouTube di Come quel gioco per vedere tutti i video. Perché è apparso un messaggio con OBS Studio, si è riconnesso. Molto bene. E che altro dire? Ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it. Lasciate delle recensioni a 5 punti vuoto su iTunes o a 5 ore per togliere la corruzione. O a 5 ore per togliere la corruzione. E noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Fumble. Fumble! Minchia, adesso sono potentissimo. Sono potentissimo.